Ora si disposizioni registrerà la nazionali che conferenza. nel corso del 2021 sono intervenute e che in qualche modo hanno disciplinato gli aspetti della governance nazionale. Li riprenderò perché anche nel prossimo incontro vorrei farvi alcune riflessioni su come il modello di governance nazionale, così come previsto dal legislatore per lo Stato italiano, possa essere replicato in maniera automatica all'interno degli enti locali, dove comunque abbiamo bisogno di definire una governance nazionale che ci aiuti, una governance locale che ci aiuti nella gestione, nell'avanzamento, nella rendicontazione, ma anche nella comunicazione di ciò che stiamo facendo e dell'analisi dello stato dei tempi rispetto a quelli che sono i timesheet e i milestone assegnatici con riferimento agli obiettivi che ci siamo posti e ai progetti a cui abbiamo aderito. Analizzeremo poi quelli che è il potere sostitutivo, che nell'ambito del sistema di governance nazionale il legislatore ha previsto al fine di analizzare, di velocizzare ed evitare dei rallentamenti nel processo realizzativo dell'intero PNRR. Quindi ci soffermeremo su alcuni principi che lo stesso legislatore definisce principi trasversali, che sono riconducibili a quattro pilastri fondamentali su cui è stato costruito a livello nazionale l'intero piano nazionale di ripresa e resilienza. Mi riferisco in particolare ad un principio del tutto nuovo presente nell'ordinamento nazionale, qual è il cosiddetto do not significant harm, cioè il principio che disciplina il non arrecare danno all'ambiente, e vediamo come si tratta di un aspetto che dovremo circoscrivere, inquadrare ed analizzare, perché intanto ne dovremo dare certificazione dell'avvenuto rispetto, ma poi anche perché immagino che nei prossimi fondi europei questo principio diventerà uno dei principi base su cui verranno costruiti i futuri regolamenti europei. Gli altri principi che andremo velocemente ad analizzare sono il principio dell'assenza di doppio finanziamento, che non è un principio nuovo per coloro che si occupano di fondi europei, inoltre il principio della equità generazionale e intergenerazionale, che è un tema però che viene affrontato in maniera senza dare dei target specifici. Il riferimento è il tagging del 40% di riparto delle risorse a favore del Mezzogiorno, proprio al fine di in qualche modo ridurre le differenze tra nord e sud. La parte seconda dell'intervento sarà invece dedicata ad analizzare il circuito finanziario del PNRR, e cioè come le risorse all'interno di un percorso circolare si sviluppano tra l'Unione Europea, lo Stato, i ministeri, gli enti locali, e quali attività all'inverso dagli enti locali debbano essere poste in essere affinché vengano rendicontate quelle somme ai soggetti titolari degli interventi, e cioè i ministeri, affinché i ministeri possano poi rendicontare a livello nazionale, e affinché l'ufficio del PNRR, che come vedremo nel modello di governance è stato istituito all'interno del MEF, possa procedere alla certificazione dell'avanzamento dei target, dei milestone e delle risorse, in modo tale da ottenere flussi successivi di finanziamento dall'Unione Europea. In questo contesto andremo ad analizzare anche le principali norme che disciplinano l'assegnazione delle risorse, e andremo brevemente ad analizzare il percorso semplificativo di natura contabile, oltre che amministrativo, che il legislatore ha pensato con riferimento specifico agli enti locali al fine di facilitare l'accertamento e l'impegno delle somme e la loro spesa, e quindi andremo ad analizzare le fasi dell'avvio dell'acconto, della gestione dei saldi e del saldo finale. Questo vuole essere in qualche modo una sintesi del percorso di approfondimento che oggi insieme a voi cercherò di portare avanti. Io partirei immediatamente dall'analizzare la Next Generation EU, cioè diciamo, il sistema europeo di base da cui prende poi spunto e definizione il PNRR. Come sappiamo,
la Next Generation EU nasce come un tentativo, uno strumento per superare la grave crisi economica, la crisi sociale che si era venuta a determinare dopo la pandemia e con la quale la Commissione europea ha individuato uno strumento temporaneo assegnandogli una consistente quantità di risorse. Poi vedremo che circa un quarto di queste risorse sono state assegnate all'Italia, parliamo di circa 806 miliardi a livello complessivo di Unione Europea, e nelle intenzioni della Commissione Europea l'obiettivo del Next Generation EU è quella di in qualche modo riparare i danni causati dalla pandemia da coronavirus e creare in questa Europa post-Covid un'Europa che fosse al contempo, cominciamo a vederli, più verde, più digitale, più resiliente, sono tre termini che ritroveremo spesso all'interno anche della declinazione operativa del Next Generation EU. La tabella che vedete sulla sinistra in qualche modo rappresenta l'articolazione per natura e per fonti di finanziamento di questo quadro complessivo della Next Generation EU. Come vedete, la Next Generation Dottore, EU si scusi, compone di... Sì? non vanno avanti le slide, forse nella versione relatore non, vediamo ancora la prima, in realtà vediamo la prima pagina, non so se anche altri Sì, hanno questa. ma c'è un problema Sì, aspettate un confermo, si vede attimo. soltanto la prima parte, tra l'altro anche molto Non piccola. so. Io vedo tre slide e non riesco a... Allora, io vedo la tua gestione, diciamo, le vedo fino alla sesta slide. Cioè si vede, scusate, si vede la pagina, diciamo, del PowerPoint, forse dovrebbe nelle impostazioni togliere opzione relatore, in modo che quando mette tutto schermo, sia per noi che siamo da casa che per lei No, che se tolgo proietta. opzione relatore, lui non può più condividere lo schermo, questo è escluso. Ah, quindi non. E A che prova pagina a adesso? uscire a rientrare, Ebron, perché adesso tu sei anche in video. Io non so se tu stai su due collegamenti. No, ce n'è uno solo. Ok. Aspetta, prova ad Allora, abbandonare la sessione, prova a abbandonare e prova a rientrare, abbandonare e a rientrare. Io ti rimetto. Approfitto per dire che chi vuole fare domande nel corso può usare la chat ed eventualmente a fine introduzione aprire anche il microfono. Scusate, è possibile poi al termine di questa sessione ricevere le slide o mi avete in mente di Sì, condividerle? assolutamente sì. Ok, grazie. Ebron, sei rientrato? Assolutamente sì. Però tu hai un altro collegamento aperto, non so da dove. Forse dal cellulare hai aperto? Io sono sul cellulare perché non ho altro strumento. Guarda, siccome noi vediamo ancora il tuo vecchio collegamento. Adesso ti riassegno il ruolo di relatore. Ricondividi. Ok, adesso siamo alla slide numero 4. Sì, vero, io non riesco Quando a passi tenere a le. quella successiva, diccelo così capiamo se tu sei. Adesso Guarda, sono già passato, la vedi? la vediamo la 5, sì. Io Ok, la vedo bene posso sullo riprenderla. schermo del computer mio, non so gli altri. Sei uscito, Hebron? Forse mo ho capito che ho fatto. Aspetta un secondo.
Ok, funziona così, Sei non lo sulla sapevo. slide Va numero bene. 5. Adesso Adesso sì, sulla 4. sono su, va bene, sulla 4, riprendo da qui, sono alla 4. Poi in una prima fase vi dico che sto cambiando le slide, dai, così ci organizziamo. Quindi dicevo che la tabella in basso a sinistra evidenzia quali sono le dimensioni finanziarie del programma Next Generation EU messo in atto dalla Commissione europea. Parliamo di 723 miliardi, di cui è importante cominciare a renderci conto di questi aspetti. 385 miliardi sono prestiti, 338 miliardi sono sovvenzioni. E la restante parte da 723 per arrivare a 806 miliardi sono invece altri fondi che per natura erano assimilabili a quelli che sono gli obiettivi di un'Europa verde, digitale e resiliente, che quindi sono stati inseriti a completamento fondi complementari, potremmo dire in maniera simile a quanto avviene a livello nazionale, nell'ambito del sistema di risorse che vanno a finanziare il piano. Qual è la normativa di riferimento europea che disciplina questa Next Generation EU? Il dispositivo o il regolamento che disciplina la Next Generation EU è il regolamento 241 del 2021, approvato dal Parlamento europeo il 12 febbraio 2021, che è il dispositivo per la ripresa e la resilienza RRF per quanto riguarda l'acronimo. Sono alla slide successiva. Qual è la caratteristica principale di questo strumento innovativo messo in campo dall'Unione Europea? Anche questo è un Scusa, elemento Ebro, come nuovo. sei passato la quinta? Io non so che devo fare, Massimo. Già sto Adesso fatto di sì, vedere questo. adesso sì. Poi c'è un ritardo nei tuoi Allora c'è un comandi. ritardo, non c'è un attimo di ritardo. Qual è la caratteristica di questa Next Generation EU? Che intanto cambia il rapporto finanziario tra Unione Europea e Stati membri. E cioè fondamentalmente intanto cambia per due ragioni. Primo, i piani nazionali, che sono poi i piani nazionali di ripresa e resilienza, come quello di cui discuteremo e vedremo dello Stato italiano, sono contratti di performance e non contratti di spesa. Che cosa vuol dire? Che per la prima volta, anche a livello europeo, si passa da un modello che vedeva riconosciuto nella spesa l'elemento qualificante per ritenere un programma conseguito o meno, verso invece delle forme di contrattuali di rapporto tra Unione Europea e Stati membri, in cui la spesa diventa mezzo per raggiungere un obiettivo, quali sono appunto le performance e quindi i target, le milestone che, come vedremo, all'interno del fondo del piano di ripresa e resilienza sono stati definiti tra Stato italiano e Unione Europea. Inoltre, ci troviamo per la prima volta di fronte ad un prestito generato da un debito comune, i famosi 300 miliardi di cui vi ho fatto vedere prima, anziché in questo anche qui un elemento di novità rispetto a quelli che erano altri strumenti quali SURE e MES già presenti nell'ambito del contesto europeo. L'idea che l'Unione Europea richiama all'interno anche dei vari regolamento è quello di trasformare l'economia dell'Unione Europea, mitigando l'impatto della crisi economica, ma ponendosi quale obiettivo anche attraverso quelle che sono una serie di riforme, e in questo vedremo l'Italia è chiamata a porre in essere tutta una serie di riforme generali, trasversali, settoriali, che dovrebbero avere un effetto moltiplicatore, secondo la lettura data dalla Commissione europea, e quindi addirittura espandere o amplificare l'effetto generato dagli 809 miliardi messi in campo dalla Unione europea. Per quanto riguarda i programmi finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza, come abbiamo detto, che sono programmi di performance,
l'Unione Europea ha individuato all'interno del contratto stipulato con ogni Stato nazionale dei traguardi intermedi e dei target intesi come obiettivi da raggiungere annualmente a scadenze prefissate, e vedremo come anche nell'ambito del programma di rendicontazione, cioè del REGIS, vi sarà una richiesta specifica ai soggetti attuatori e realizzatori di dare specifica evidenza dell'aver raggiunto questi traguardi intermedi e questi target o obiettivi, tanto che, anche questo è un aspetto importante, la Commissione si autorizza gli esborsi monetari e quindi gli stati d'avanzamento successivo, che adesso vi farò vedere, previsti semestralmente, solo a seguito della dimostrazione dell'aver conseguito i milestone e target. Quando nei prossimi incontri analizzeremo il funzionamento di REGIS, vedremo come, per l'appunto, nell'ambito dell'attività rendicontativa che ciascun ente locale, quale soggetto attuatore realizzatore quindi di una specifica linea di investimento o di finanziamento all'interno del PNRR vorrà richiedere il rimborso di somme spese, non dovrà limitarsi ad inserire all'interno dello strumento REGIS quelli che sono a uploadare quindi le fatture, le ricevute o altri documenti attestanti l'avvenuta spesa, ma dovrà inserire anche una serie di documenti standard che certificano lo stato d'avanzamento in termini di traguardi intermedi ed obiettivi, perché in assenza di queste certificazioni il sistema non permetterà all'ente locale di sviluppare una domanda di rimborso che a sua volta viene consolidata a livello ministeriale, a livello europeo, per arrivare poi ad ottenere il finanziamento aggiuntivo della seconda delle tranche successive da parte dello Stato dell'Unione Europea. Quali sono le milestone e quali sono le differenze tra milestone e target? Le milestone, come detto, sono traguardi intermedi. In realtà tendono a rappresentare il completamento di alcune fasi procedurali. Sono infatti, che ne so, le pubblicazioni di avvisi e di bandi, i decreti di assegnazione delle risorse, le determine o le delibere, gli atti amministrativi di aggiudicazione di gare, le determine con cui si provvede all'approvazione dei SAL o dei certificati di esecuzione, il collaudo dei lavori. Tutti questi sono traguardi intermedi di carattere qualitativo che misurano in qualche modo l'avanzamento procedurale dell'attività. I target invece, e in questo sono sicuramente i più innovativi, sono obiettivi quantitativi determinati direttamente o altrimenti influenzati dalle politiche pubbliche. Sono per esempio il numero di chilometri costruiti, i metri quadri efficientati, i numeri di posti letto negli asili, quindi misurano un aspetto quantitativo misurabile dall'esterno. Sono due aspetti diversi che dovremo contemporaneamente portare, analizzare e portare avanti. Vediamo qual è la modalità con cui il regolamento 241 del 2021 prevedeva l'attivazione dei finanziamenti ai singoli stati. Al fine di accedere ai fondi della Next Generation EU, ciascuno Stato membro doveva predisporre un piano nazionale di ripresa e resilienza, da qui appunto il PNRR di cui parliamo a livello nazionale, un piano nazionale di ripresa e resilienza che doveva avere all'interno un pacchetto di attività e di investimenti, ma anche di riforme per generare quell'effetto moltiplicativo di cui vi ho parlato nelle slide precedenti, e che avessero un periodo di tempo di attuazione o di realizzazione ben definito dal 2021 al 2026. Anche qui una breve precisazione: per chi di voi è esperto di, o perlomeno ha fatto attività di rendicontazione nell'ambito dei cosiddetti fondi SIE, e quando parlo dei fondi SIE mi riferisco fondamentalmente ai fondi europei strutturali, quindi al FSE,
o al FESR, sa bene come il periodo di 7 anni che generalmente caratterizza la durata di un programma di SIE al termine della sua conclusione preveda la cosiddetta la formula N più 3, e cioè dia la possibilità agli enti per altri 3 anni di completare le opere e di procedere alla loro rendicontazione. Per cui in realtà c'è un termine aggiuntivo di 3 anni che amplia la durata del programma e in qualche modo facilita il completamento delle opere e la loro certificazione da parte di ciascun ente realizzatore. Questa soluzione, che prima era N più 2, adesso è diventata N più 3 nell'ambito dei fondi strutturali, è del tutto assente all'interno del PNRR o del Next Generation EU, per cui tutte le attività che sono state sottoscritte e concordate tra lo Stato nazionale e l'Unione Europea dovranno essere necessariamente, anche in termini di rendicontazione della spesa e anche di chiusura del programma, e chi di voi ha seguito qualche programma sa quant'è complessa la chiusura di un programma stesso, essere concluse entro il 31 dicembre 26. Si tratta di un termine particolarmente breve. Se ci pensate, siamo ormai già al 1 gennaio 2023. Quindi ci sono rimasti esclusivamente 4 anni completi per portare a termine un programma che, come vedremo, è un programma di circa 200 miliardi, tra l'altro di opere per la realizzazione, in alcuni casi di opere che, stando ai dati che sono ormai noti a tutti, diffusi da più volte dalla Corte dei Conti, opere che, secondo la Corte dei Conti, in media all'interno dello Stato italiano impiegano 7 anni e mezzo per essere realizzati. Quindi abbiamo dei tempi veramente ristretti entro i quali, pena la perdita del finanziamento, dovremo comunque concludere tutte quelle attività non solo di avvio delle procedure, ma anche realizzative. Quindi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non è altro che la declinazione nazionale del Next Generation EU, è in qualche modo il contratto che disciplina i rapporti tra lo Stato nazionale e l'Unione Europea e ha una durata di 5 anni, 2020, 6 anni, 21-26, e si basa fondamentalmente, dove essere costruito e poi approvato dalla Commissione Europea, dettagliando progetti, misure e riforme sulla base di 6 pilastri fondamentali, 6 linee principali di intervento che erano definite nel regolamento europeo e a cui gli stati membri dovevano attenersi. I 6, chiamati anche pilastri fondamentali o le grandi linee di azione, se volete, su cui ciascun piano nazionale di resilienza nazionale, di Stato membro si deve o si doveva sviluppare, erano la transizione verde, e quindi se ripensate all'inizio, proprio alla prima slide, quando si parlava di un'Europa più verde, una trasformazione digitale era il secondo aggettivo che veniva previsto, il terzo grande pilastro è quello della crescita intelligente, sostenibile, inclusiva, compresi coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, un mercato unico ben funzionante con piccole e medie imprese molto forti. Questo, diciamo, è la linea di azione meno caratterizzata, più generica, più ampia. Poi abbiamo una quarta pilastro, quarta linea di azione, che è quella della coesione sociale e territoriale, una quinta, che è quella della salute, resilienza economica, sociale e istituzionale, una sesta, politiche per la prossima generazione, l'infanzia, gioventù, inclusa istruzione e competenza. Ma non è tutto qui, perché il piano nazionale che ciascun Stato doveva presentare presupponeva anche una serie di altri elementi vincolanti a cui gli stati membri dovevano attenersi nel momento in cui hanno costruito e presentato il loro PNRR. Il primo aspetto che si inquadra all'interno anche di quelle riforme conosciute come Six Pack, che sono intervenute dopo il 2011-2012, è quella di essere coerente
con il sistema di programmazione che già esiste tra Stato nazionale e Unione Europea, conosciuto anche come semestre europeo. Ricordo che il semestre europeo è quel periodo di tempo che generalmente va dal 1° gennaio fino all'incirca al mese di giugno di ciascun anno, in cui l'Unione Europea si confronta con ciascun Stato membro per la definizione del bilancio e principalmente del DEF, nel nostro caso, dell'esercizio successivo. In quindi il piano nazionale di ripresa e resilienza deve essere conforme a quelli che sono gli indirizzi strategici già definiti negli anni precedenti nel semestre europeo, in particolar modo con alcuni programmi nazionali, quali il programma nazionale di riforma che lo Stato italiano annualmente, in occasione del semestre europeo, presenta alla Commissione europea. Inoltre sono presenti due tagging, cioè due percentuali minime che il legislatore europeo ha richiesto a ciascun Stato membro per poter permettere l'accesso ai fondi europei, e cioè il 37% della dotazione totale del finanziamento concesso doveva essere finalizzato alla transizione verde, come pure l'altro tagging, in questo caso non climatico, ma di trasformazione digitale, che il 20% delle risorse assegnate doveva essere finalizzato ad una progettualità diretta ad una trasformazione digitale del paese che richiedeva il PNRR. Vedremo come all'interno del PNRR nazionale italiano ritroviamo questi tagging, e vedremo in particolar modo, con il riferimento al tagging climatico del 37%, come questo percorso, che vede fondamentalmente un obbligo di apportare dei miglioramenti nell'ambito ambientale, sia stato declinato dallo Stato italiano nel rispetto del principio europeo nuovo di cui vi ho già accennato, del do not significant harm, cioè del non arrecare danno all'ambiente. Se poi ritorniamo brevemente a ricordare le slide precedenti, in cui vi avevo detto anche che altri aspetti importanti erano quella della parità di genere e della parità dell'equità territoriale, vedete come all'interno del PNRR sia stato chiesto a ciascun Stato membro di dare una dettagliata spiegazione delle modalità con le quali si intende dare attuazione ai principi della parità di genere e delle pari opportunità, che costituiscono un pilastro europeo dei cosiddetti diritti sociali, anche se in questo caso il legislatore europeo, e cioè attraverso il regolamento 241, non ha fornito un tagging minimo, anche perché già 37 più 20 fa 57. Se avesse fornito un ulteriore tagging, di fatto avrebbe già definito l'intero piano nazionale, limitato fortemente quella che è una capacità discrezionale politica che non può essere certamente completamente espropriata agli stati nazionali. Ci sono poi altri aspetti che venivano richiesti, l'abbiamo già detto: definire i target intermedi e finali, definire un calendario indicativo dell'attuazione delle riforme e degli investimenti. Il tutto, vi faccio notare, da completare entro il 31 di agosto del 2026, in modo tale poi da dare possibilità all'ufficio del PNRR nazionale di attivare quelle ulteriori procedure necessarie alla chiusura definitiva del programma. Infine, le modalità per il monitoraggio e l'attuazione del piano, che sono anch'esse state definite all'interno del regolamento e poi declinate nel PNRR, inoltre, in ultimo, dare conto delle misure nazionali che sono poste in essere per evitare conflitti, frodi e conflitti di interesse, che rappresentano un focus sempre presente all'interno dei programmi europei. Ricordo appunto come il tema delle frodi e dei conflitti di interesse sia uno degli aspetti oggetto di maggiore attenzione da parte degli audit europei e della Corte dei Conti europei nel confronto che fa anche con gli stati membri.
Fatta questa breve introduzione, che però ci dà un'idea delle differenze o perlomeno della genesi da cui parte il PNRR che andremo ad analizzare, andiamoci a vedere la Next Generation EU, le differenze e le analogie con gli altri fondi strutturali. Quali sono le analogie? Certamente la possibilità di utilizzo di strumenti già in uso per i fondi SIO. Mi riferisco per esempio alle opzioni di costo semplificato, i cosiddetti lump sum, che hanno trovato applicazione all'interno degli enti locali per la prima volta con la programmazione scorsa, la 13-21, ma che in realtà forse per la prima volta gli enti locali ci si sono trovati a lavorare in occasione appunto dei fondi delegati al PNRR, in particolar modo a quelli della transizione digitale. Altre analogie, i processi di gestione ispirati al mondo delle politiche di coesione, le verifiche di regolarità che sono più o meno rimaste inalterate, l'impegno in tema di rafforzamento della capacità amministrativa. Le differenze principali quali sono invece? Un regolamento specifico di riferimento per il PNRR, che appunto abbiamo detto è il regolamento UE 241 del 12 febbraio 2021. Una rendicontazione che è focalizzata, come abbiamo visto, sui risultati e non tanto sulla spesa, anche se vedremo come all'interno del sistema Regis viene comunque richiesto l'inserimento di documenti attestanti l'avvenuta spesa. L'ammontare di risorse rilevanti da utilizzare in una tempistica temporale molto più stretta rispetto a quelli che sono i fondi strutturali, ed infine quegli ulteriori requisiti specifici, tra cui appunto il tagging climatico, il tagging digitale, le priorità, altre priorità trasversali, che rappresentano certamente un elemento di innovazione all'interno del sistema di riparto. Questa slide, che spero possiate già aver visualizzato, ve la lascio poi come momento di approfondimento vostro, perché individua all'interno degli 800 e qualche miliardo con cui è stato finanziato il programma Next Generation EU, quali sono le metodologie di calcolo che hanno determinato la ripartizione tra i vari stati membri del fondo complessivo, anche perché questa informazione ci permette anche di comprendere come mai uno stato come l'Italia è venuto ad acquisire la quantità maggiore di risorse rispetto a tutti gli altri stati dell'Unione Europea. Questa slide che ho tratto da Open Police sui dati anche rapporti con l'Unione Europea, evidenzia per l'appunto la differente entità di risorse che è stata erogata allo Stato italiano rispetto a tutti gli altri stati dell'Unione Europea che hanno partecipato al Next Generation EU attraverso la presentazione di un PNRR. Come vedete in giallo, anche se molto tenue, vedete l'importo dei fondi che rappresentano sovvenzioni e quindi come tali che non sono oggetto di rimborso dallo strat dello Stato membro che ne ha fatto richiesta. In azzurro vedete invece la quota del PNRR assegnata allo Stato che sarà oggetto finanziato attraverso debito, che dovrà essere quindi restituito da parte dello Stato nazionale nei confronti dell'Unione Europea. Come vedete, la maggior parte degli Stati europei non ha fatto ricorso al finanziamento attraverso debito. Noi, insieme con Polonia, Grecia, Romania e Portogallo, e una piccolissima parte, la Slovenia, siamo quelli che abbiamo fatto ricorso, e questo è il motivo anche per cui ci troviamo ad avere una gestione del fondo di gran lunga superiore alle altre realtà nazionali. I criteri li trovate qui ed erano dei criteri che erano basati sulla popolazione, sull'inverso del PIL pro capite, ma insomma li potete analizzare separatamente in un momento successivo. Io qui finisco questa breve introduzione, a mio parere però importante per capire
il significato e il ruolo del PNRR e di come è stato costruito per andare a vedere appunto le caratteristiche principali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italia, che quindi adesso abbiamo compreso costituisce nient'altro che la declinazione, la proposta che il governo italiano, in questo caso il governo Draghi, ha fatto alla Commissione europea e che la Commissione europea ha recepito nell'ambito di quel quadro regolamentare dato dal regolamento 241 del 2021, oltre che da una serie, abbiamo visto che al suo interno conteneva una serie di criteri, di tagging, di altri aspetti su cui il piano doveva essere costruito. In particolar modo, il piano nazionale diventa a tutti gli effetti quel disegno strategico con cui l'Italia pensa di poter gestire rapporti con l'Unione Europea nei prossimi anni ed è basato fondamentalmente su alcune principali linee di azione che sono la modernizzazione della pubblica amministrazione, per la quale vedremo sono stati posti in essere e concordati con l'Unione Europea una serie di riforme che a questo punto hanno una natura vincolante in termini di realizzazione molto maggiore a tutte quelle riforme che di tanto in tanto un governo nazionale ci propone. Il rafforzamento del sistema produttivo, un potenziamento del welfare. In particolar modo, se andiamo a vedere i contenuti del PNRR Italia, vediamo come questo si caratterizzi per, oltre appunto una dimensione finanziaria di oltre 200 miliardi, anche tramite 1.000 tra target e milestone, che sono naturalmente posizionati nel tempo e divisi per missioni e programma fino al giugno del 2026. Vi ricordo, come abbiamo visto precedentemente, che entro agosto 2026 bisogna chiudere tutte le attività e avviare solo la fase di rendicontazione finale. Di questi 1.000 target, in realtà quelli che hanno una rilevanza e che quindi noi siamo tenuti, come abbiamo visto nelle slide precedenti, a rendicontare periodicamente all'Unione Europea nel corso dei 6 anni del piano sono solo 527. Questo vuol dire che gli altri 473 tra milestone e target che sono stati comunque inseriti nel PNRR hanno una valenza esclusivamente quali impegni vincolanti non nei confronti dell'Unione Europea, ma solo nell'interno di quel rapporto che naturalmente adesso andremo a definire, che sussiste tra il soggetto gestore dei rapporti con l'Unione Europea, e cioè l'ufficio del PNRR che è stato allocato in un'apposita direzione del MEF, con i vari ministeri che, come vedremo, anche questa è una caratteristica innovativa del PNRR nella sua governance nazionale. I ministeri, dicevo, rappresentano i soggetti titolari degli interventi. Anche qui, se volessimo fare un confronto tra le modalità con cui vengono gestite ed erogate le risorse dei fondi strutturali, dove un ruolo di coordinamento, di programmazione attraverso i cosiddetti POR è assegnata alle regioni, e il PNRR, vedete come in questo caso la scelta governativa, anche forse legata all'esigenza di accelerare attraverso un unico centro decisionale i processi di programmazione, ma poi anche quelli realizzativi, è stata tutta posta in carico allo Stato centrale e le regioni, se intervengono, intervengono solo quali soggetti attuatori di specifiche linee di azioni, al pari di quanto lo possono essere i comuni, le province per le linee di azione di loro competenza. Interessante, non tanto per ormai un dato storico, ma per comprendere il percorso e anche l'iter di approvazione e i documenti di approvazione che ci sono stati. Ricordo che il piano doveva essere presentato entro il 30 aprile dello scorso anno. Il 25 aprile il governo Draghi, appena insediato,
propose il piano in sostituzione di quello che era stato proposto dal governo Conte. Il 26 e il 27 questo piano è stato discusso dalle Camere e dal Senato. Il 30 il piano è stato ufficialmente trasmesso dal governo alla Commissione europea. Commissione europea che il 22 giugno 2021 ha pubblicato la proposta di decisione del Consiglio per l'approvazione del PNRR. Il PNRR Italia è stato definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con una decisione del Consiglio d'Europa che ha recepito la proposta della Commissione europea. Ed è interessante perché lo trovate sul sito della Commissione europea, sul sito dell'Unione europea, che alla decisione del Consiglio è allegato anche un corposo allegato, anche in lingua italiana, è scaricabile, in cui sono stati definiti per ciascun investimento e per ciascuna riforma quelli che sono i target e le milestone, gli obiettivi e i traguardi, cadenzati anche temporalmente, con cui si lega anche l'assegnazione delle risorse che adesso vi faccio vedere in una slide successiva. Infatti, non è stata sufficiente comunque l'approvazione definitiva, perché come abbiamo più volte detto, il PNRR rappresenta di fatto un contratto che si stipula tra lo Stato membro e l'Unione Europea, per cui dopo la decisione del Consiglio è stato concluso l'accordo ai sensi, tra l'altro, di un apposito articolo, che è l'articolo 23 del regolamento comunitario 241 del 2021, che ha istituito il piano di ripresa e resilienza, che rappresenta a tutti gli effetti un'obbligazione giuridica e quindi un impegno giuridico specifico tra l'Unione e lo Stato membro. A seguito di questa della sottoscrizione dell'accordo tra l'Unione Europea e lo Stato membro, così come previsto anche qui dall'articolo 23 del regolamento comunitario, è stato possibile procedere da parte della Commissione Europea all'erogazione della prima tranche di finanziamento pari al 13% delle somme che sono state assegnate quali anticipazione del piano stesso. Questa in qualche modo è una ripartizione secondo le sei linee o i sei pilastri, come l'avevamo definito, delle somme tra i vari paesi, tra le varie linee di azione nell'ambito del PNRR Italia. PNRR Italia che si caratterizza anche da un altro aspetto, e cioè dal fatto che oltre ai fondi che ci sono stati dati attraverso il dispositivo nazionale di ripresa e resilienza e attraverso il React-EU, che è un altro programma di finanziamento europeo, si integra con 30 miliardi di fondo complementare. Che cos'è il fondo complementare? Non è altro che un insieme di risorse estrapolate o prese dal bilancio statale, quindi non di provenienza europea, ma di provenienza di bilancio nazionale, che vengono gestite contabilmente in maniera leggermente differente, ma che integrano e completano il percorso di rinnovamento che con il PNRR lo Stato italiano si propone. Se vogliamo in cifre analizzare il PNRR Italia, vediamo come questo si compone di sei missioni. Ogni missione, secondo una logica dell'albero di Windows, si compone a sua volta di componenti che sono 16, quindi 6 missioni a loro volta articolate in componenti, e le componenti sono 16. Le riforme presenti sono 63 e gli interventi, che rappresenta il terzo livello dell'albero, missioni, componenti, interventi, sono per la precisione 134. Abbiamo già detto come i target e le milestone da rendicontare a livello europeo sono 527. Vi ricordo anche che in termini finanziari la parte europea è 191 miliardi, di cui 68 miliardi sono sovvenzioni e 122 miliardi sono invece prestiti. Quella che vedete invece in questa slide è che è un'ulteriore declinazione dei numeri, delle cifre del PNRR precedente, è invece il timesheet dei pagamenti europei, così come previsti nell'accordo che adesso abbiamo
compreso, è stato stipulato nel mese di agosto tra lo Stato italiano e l'Unione Europea. Come vedete, sono 10 rate, una alla fine dell'anno e una alla fine del mese di giugno di ciascun anno, che prevedono, infatti oggi siamo arrivati all'erogazione materiale della seconda rata e in questi giorni si parla proprio a livello politico del fatto che target e milestone sono in ritardo per la rendicontazione che dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2022. Come vedete, con riferimento a ciascuna rata sono previsti il numero degli obiettivi che devono essere rendicontati, articolati tra le milestone e i target. Proprio per quello che ci siamo detti prima, come vedete, nella prima fase noi abbiamo principalmente milestone che rappresentano obiettivi qualitativi di processo, abbiamo detto le determine, gli stati d'avanzamento, la progettazione, eccetera, mentre i target che rappresentano obiettivi quantitativi, numero di posti negli asili nido, numero di posti nelle case di comunità, degli ospedali che si dovranno costruire, eccetera, assumono un andamento crescente man mano che ci spostiamo dalle prime rate alle rate successive. Per quanto riguarda l'importo, invece, vedete come gli importi siano all'incirca tutti intorno ai 20 miliardi di euro. Per ciascun rata c'è una quota rappresentata da prestiti e una quota rappresentata da sovvenzioni nel limite complessivo, come abbiamo visto, di 122 miliardi di prestiti e di 68 miliardi di sovvenzioni a fondo perduto. Quindi questo è il quadro in cui si inquadra e si inserisce anche l'attività degli enti locali e ci permette di capire il perché, come vedremo nelle prossimi incontri, nell'ambito del Regis, poi anche all'ente locale venga chiesto di dare atto dello stato d'avanzamento delle milestone e dei target di propria competenza, perché il sistema Regis non fa altro che consolidare questo percorso certificativo che tutte le pubbliche amministrazioni, soggetti attuatori, realizzano nel corso di ogni semestre, metterle insieme e permettere quindi, attraverso una forma di consolidamento non contabile, ma di consolidamento di performance, di permettere all'ufficio del PNRR presso il MEF di poter certificare la spesa a livello europeo. Per quanto riguarda la dimensione finanziaria che ciascuna delle missioni attraverso le quali è diviso il PNRR si compone, vedete come la prima missione, cioè quella della digitalizzazione, preveda uno stanziamento di 49 miliardi, di cui 40 miliardi sono proprio il PNRR, 8 miliardi sono invece il fondo complementare, cioè quelle risorse aggiuntive di carattere nazionale, per la maggior parte prese dall'FSC, che vanno a completare il programma di innovativo previsto nel PNRR. La seconda missione, invece, rappresentata dalla rivoluzione verde, cioè dagli obiettivi ambientali della transizione ecologica, e stanzia 68 miliardi, di cui 59 PNRR e 9 fondo complementare. La terza missione è quella delle infrastrutture, che sviluppa una previsione di spesa di 31 miliardi, di cui 25 miliardi per il dispositivo, presi dal dispositivo di ripresa e resilienza. La quarta missione è quella legata all'istruzione e alla ricerca per 31 miliardi. La quinta missione è quella dell'inclusione e della coesione per 22 miliardi. La sesta missione invece è quella della salute, che riguarda esclusivamente il contesto delle regioni. A fianco a queste cifre e a questi obiettivi finanziari da raggiungere, quindi alla progettualità con essa collegata, troviamo poi anche una serie di riforme che dovranno essere comunque, nel corso del periodo di vigenza del PNRR, portate avanti e realizzate. E anche qui, se vogliamo leggerci in maniera scomposta il PNRR Italia, dovremmo distinguere tra quelle che sono riforme orizzontali,
cioè quelle riforme trasversali che riguardano l'intero paese, e tra queste vi rientrano la riforma della giustizia, di cui abbiamo sentito più volte parlare anche in televisione, e questo non in televisione, ma ormai ne sentiamo parlare da decenni, la riforma della pubblica amministrazione. Adesso mi soffermerò un attimo su questa riforma perché vorrei presentarvi alcuni focus brevissimi che misurano in qualche modo delle attività che possono influenzare l'attività degli enti locali e che, a mio parere, visto che sono stati inseriti all'interno del PNRR, hanno una probabilità realizzativa di gran lunga di gran lunga superiore a tutti quei programmi più volte paventati, presentati, ma poi mai realizzati nel corso dei decenni scorsi. Se le riforme orizzontali, abbiamo detto, sono delle riforme di carattere generale a pubblica amministrazione e giustizia, poi abbiamo una serie di riforme abilitanti e di riforme settoriali. Le riforme abilitanti sono quelle riforme funzionali a garantire l'attuazione del piano. Li vedete qui rappresentati nella parte bassa della slide, nella parte centrale, quindi le norme di semplificazione degli appalti, l'acquisto di attrezzature informatiche, la legge sulla concorrenza, sulla corruzione, eccetera, eccetera. Le riforme settoriali sono invece quelle riforme specifiche definite all'interno delle varie missioni del piano che ci riguardano in maniera certamente inferiore per gli obiettivi di conoscenza che ci stiamo ponendo con questi incontri. Io mi soffermerei con voi brevemente ad analizzare la riforma della pubblica amministrazione, perché è stato oggetto anche da parte mia di una certa curiosità, cioè finalizzata a capire che cosa effettivamente il legislatore si è impegnato, scusatemi, qui è diverso rispetto, non nei confronti degli elettori, ma nei confronti dell'Unione Europea, in cambio dell'ottenimento di finanziamenti, a realizzare come riforme trasversali. E qui, analizzando il PNRR, in particolare il programma specifico di riforme, io vi segnalo alcuni aspetti che ci possono riguardare come enti locali. Primo, si torna a parlare di federalismo fiscale. E si parla di un completamento del federalismo fiscale, di cui all'articolo la legge 42 del 2009, la famosa legge delega sul federalismo, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza nelle relazioni fiscali, assegnare risorse alle amministrazioni subnazionali, quindi comuni, province, regioni, sulla base di criteri oggettivi. E quindi io penso che qui stiamo tornando nuovamente ai cosiddetti costi standard. Incentivare un uso efficiente delle risorse. Su questo federalismo, però, io non mi soffermerei più di tanto. Mi preoccupa per le criticità che comunque comportano sicuramente di più le altre modifiche. La seconda è quella della riduzione dei tempi di pagamento. Se ci leggiamo l'obiettivo che la pubblica amministrazione ha definito con l'Unione Europea, vedete come nella parte bassa della slide si parla di un obiettivo 2023 e un obiettivo 2024. L'obiettivo 2023 prevede che le pubbliche amministrazioni, tra cui vedete non solo quelle centrali, ma anche quelle regionali e quelle locali, arrivino al pagamento entro il 30 giorni, il termine di 30 giorni, che è il termine ordinario a cui dovremmo tutti rifarci nell'ambito di quella che è il sistema dei pagamenti, così come voluti dalla normativa europea recepita a livello nazionale con le leggi prima del 2003 e poi del 2013, che ricordo introdussero poi l'indicatore di tempestività di pagamento. Il termine di 60 giorni viene previsto esclusivamente per le autorità sanitarie e quindi per le ASL. Inoltre, proprio per dare stabilità al sistema, la riforma riguardante i tempi di pagamento dell'APA, che ricordo è una delle riforme che con più insistenza l'Unione Europea ci chiede al fine di allineare i tempi di pagamento dei privati a quello che sono i tempi di pagamento del sistema pubblico, prevede un obiettivo anche nel 2024, che in realtà non è altro che una conferma a livello però non più episodico, ma a livello strutturale,
del termine del 30 giorni per il pagamento delle fatture da parte della PA, termine che è allungato a 60 giorni solo nell'ambito sanitario. Questa riforma, così come è scritta in maniera molto sintetica, perché poi in realtà non c'è molto di più, se andate a vedervi, a leggervi, come vi ho suggerito, l'accordo sottoscritto tra lo Stato italiano e l'Unione Europea e il PNRR approvato dal Consiglio europeo su proposta della Commissione. Dicevo, quello che a me preoccupa è invece il fatto che quegli strumenti che noi già conosciamo all'interno del bilancio degli enti locali, ma anche delle ASL, per intenderci il fondo di garanzia dei debiti commerciali, introdotto con la legge di bilancio per il 2019, poi rinviato per causa Covid nel 2020, ma riproposto nel 2021 e ulteriormente irrigidito nel 2022, penso che diventerà un altro dei totem con cui ci dovremo confrontare periodicamente, perché mi sembra di capire che l'orientamento su cui si muove lo Stato italiano è quello appunto di allinearsi a questa richiesta europea, e la dimostrazione, e lo è data proprio dal voler ribadire nell'ambito del programma di riforme della PA l'obiettivo di ridurre o di portare tutte le pubbliche amministrazioni a tempi di pagamento pari a 30 giorni. Il terzo filone di riforme riguardanti la pubblica amministrazione, che hanno sicuramente dei riflessi sugli enti locali, sono quelle riforme riguardanti gli appalti pubblici. In particolar modo, anche qui, se ci andiamo a leggere il PNRR, si parla di semplificazione e riordino dell'e-procurement per ridurre i tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione, in media 100 giorni entro il 2023, e ridurre i tempi tra aggiudicazione dell'appalto e realizzazione dell'infrastruttura del 15% entro il 2023. Fermo su questo aspetto, vorrei dedicare invece qualche minuto in più a quella che vedete, riforma che viene proposta all'interno dell'accordo Stato-Unione Europea, e che a mio parere potrà diventare uno delle criticità gestionali con cui gli enti si troveranno a confrontare nei prossimi anni. Perché dopo una riforma, quella del decreto legislativo 118 del 2011, entrata in vigore in tutti gli enti solo nel 1º gennaio 2015, e che di fatto ha visto con il 2021 anche il venir meno di tutta una serie di regole temporanee che erano state introdotte per, diciamo, semplificare e facilitare il passaggio dalla vecchia contabilità alla contabilità economica potenziata, il legislatore torna ancora una volta sul tema e, adeguandosi a quella che è una richiesta europea, introduce quella che è una contabilità che definisce su base accrual. È un termine che cominciate a conoscere oggi, ma che diventerà molto familiare, che nella lettura anglosassone vuol dire una contabilità su base competenza, dove il concetto di competenza è un concetto che si avvicina moltissimo al principio di competenza economica, e che si basa questa nuova contabilità sull'applicazione di principi EPSAS, cioè dei principi contabili internazionali IPSAS, rivisti e revisionati dalla Commissione europea e perciò chiamati EPSAS, che dovrà non solo mettere su un nuovo sistema contabile, ma se ci andiamo a leggere per l'appunto come e quando questo nuovo principio contabile entrerà in vigore, ci rendiamo conto che entro il 31 dicembre 2026 tutte le pubbliche amministrazioni dovranno applicare questi nuovi principi contabili, che vuol dire, a distanza di 10 anni dalla riforma del principio di competenza finanziaria potenziata, una nuova riforma contabile
che tra l'altro, a differenza di tutte le altre che avevano lasciato inalterato il ruolo della contabilità finanziaria quale strumento di gestione dei rapporti interorganici tra consiglio comunale, giunta comunale e dirigente, la nuova contabilità su base accrual, almeno nei primi documenti usciti, perché poi come oggi non avremo tempo per approfondirlo. Ma esiste un'apposita commissione che è stata istituita anche presso il MEF, uno standard board che sta costruendo i cosiddetti principi contabili italiani che si chiameranno ITAS, proprio in analogia agli EPSAS. Dicevo che questa commissione che ha già elaborato e licenziato due principi contabili e il quadro generale prevede di fatto il passaggio definitivo ad una rappresentazione dei fatti aziendali su base economica ed una rappresentazione attraverso conto economico e stato patrimoniale, escludendo almeno nella versione attualmente disponibile e emanata il bilancio, il conto del bilancio da quei documenti di rendicontazione che al momento invece sono alla base di tutto il sistema rappresentativo dei fatti aziendali in termini di programmazione, di gestione e di rendicontazione delle pubbliche amministrazioni, in particolar modo dei comuni, delle province, ma anche delle regioni. Quindi, come vedete, il PNRR non solo si preoccupa e si occupa di andare a definire una serie di interventi infrastrutturali, strutturali, intangible o tangible, quali sono appunto quelli collegati alle sei missioni di cui abbiamo parlato utilizzando i fondi del piano di ripresa e resilienza, ma come vedete prevede anche una serie di riforme, oltre a quella della giustizia, quella della pubblica amministrazione. All'interno della pubblica amministrazione io ho un focus, un'attenzione costante, la terrei sulla nuova contabilità su base accrual che dovrà essere approvata, oltre che su quella che sono l'applicazione o la riduzione dei tempi medi di pagamento, che sarà un altro mantra con cui ci stiamo confrontando da poco tempo, ma che su cui dovremo confrontarci in maniera ancora più corretta e completa. Tra l'altro, ricordo, se non sbaglio, che entro il 31 gennaio scade il termine ultimo per procedere alla depurazione degli errori presenti nella PCC con riferimento ai debiti commerciali. E quindi sarebbe opportuno anche in quest'ottica che gli uffici dell'ente, in particolar modo gli uffici di ragioneria, insieme con gli altri, perché poi da solo l'ufficio di ragioneria non può sviluppare operazioni di questo genere, si occupasse di andare in qualche modo a bonificare, questo è il termine corretto, la banca dati, in particolare la PCC, da tutte ancora quelle situazioni che rendono sporchi i dati sia della riduzione dello stock del debito commerciale, ricordo previsto in base alle normative vigenti da realizzare nel termine del 10% l'anno, sia dell'indicatore di tempestività dei pagamenti. Proseguo ancora con una lettura complessiva, a mio parere importante. Se torniamo nella lettura delle varie missioni intesi come architravi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, così come costruito e approvato a livello europeo, vedete come le milestone, i traguardi, siano 88 per la digitazione, 56, 17. Questa è una rappresentazione dei traguardi, degli obiettivi divisa per assi di intervento, mentre vi faccio vedere nella slide successiva l'andamento invece dei target, quindi degli obiettivi quantitativi e delle milestone, obiettivi qualitativi, quindi in questo caso a livello aggregato, non distinto per le varie missioni, nel corso dei vari anni. Ora, entro il 31 dicembre 2022, noi dovremo certificare 17 target e 83 milestone. È il motivo di quella discussione che in questi giorni ascoltiamo tra il nuovo governo e il precedente in merito allo stato di avanzamento degli obiettivi del PNRR.
negli anni successivi vedete l'andamento in riduzione delle milestone e in incremento del target, proprio perché si completa quella prima fase del programma che era una fase di progettazione e di messa in opera del cantiere, e invece prende avvio la fase realizzativa e quindi la misurazione quantitativa attraverso i target che qui vedete rappresentati in giallo. Tutto questo modello, quali implicazioni viene ad avere per gli enti locali? Anche questa è una domanda importante che ci dobbiamo porre quando da ente locale ci accingiamo a gestire uno o più interventi del PNRR. Allora, se guardate questa slide, vedete come fondamentalmente già al momento della richiesta di finanziamento, oltre al costo del progetto, va indicato quanto si è realizzato secondo la metrica dei target. Nella fase di attuazione dovranno essere indicati quelli che sono gli step, cioè le milestone che io sto portando avanti, aggiudicazione, completamento di una percentuale dei progetti e via dicendo. Nella fase di rendicontazione assume importanza tutta quella fase di misurazione ex post dei milestone e target, primo aspetto, ma l'altro aspetto, a mio parere, altrettanto interessante è anche la verifica di quei requisiti che condizionano il conseguimento degli obiettivi. Mi riferisco, per intenderci, a quei principi trasversali, per intenderci il tagging climatico, il tagging digitale, eccetera, che dovranno comunque essere certificati per poter accedere al finanziamento previsto dal governo. Io con questa slide ho concluso, tra virgolette, una parte introduttiva, a mio parere però importante, perché ci permette di comprendere come il PNRR è stato costruito, perché è stato costruito in quel modo e quali sono le attività che noi dovremmo portare avanti proprio per cercare di adeguarci anche nel modo di lavorare a quelle che sono le esigenze informative che l'Italia dovrà produrre poi in ambito europeo. È evidente che una volta che il programma è stato predisposto, è stato approvato, è stato finanziato e c'è stata anche erogata la prima tranche, in realtà ad oggi ci è stata erogata anche la tranche del 30 giugno, dopo che era stata approvata appunto a luglio, ma in questi giorni è arrivato il secondo finanziamento di 24 miliardi. Andiamoci a vedere come il legislatore ha declinato in ambito nazionale il PNRR Italia. Per fare ciò io ripartirei per l'appunto da una breve analisi di quelle che sono le disposizioni normative che, a partire dalla legge di bilancio per il 2021, e cioè la legge 178 del 2020, il governo italiano ha emanato nel corso del periodo temporale che ci caratterizza fino all'estate di cui stiamo parlando. La prima norma, infatti, che dobbiamo richiamare è appunto la legge 178 del 2020. Anche qui vi invito a notare come la 178 del 2020, quantunque contenga nelle ultimi comma, dopo il comma 1000, alcune disposizioni riguardanti il PNRR, sia stato emanato prima dell'approvazione del regolamento europeo, che è avvenuto, come ricordo, il 12 febbraio del 2021 e prima della sottoscrizione e quindi della presentazione e sottoscrizione del PNRR Italia con l'Unione Europea. In ciò detto, essa costituisce comunque un punto di partenza e poi ne andremo a vedere le principali normative che ci interessano. L'altra norma che invece maggiormente impattano sulla costruzione e gestione del PNRR anche per gli enti locali sono il decreto legge 59, che
che va a disciplinare e a in qualche modo articolare il cosiddetto piano nazionale complementare, cioè va a declinare quell'insieme di risorse, 30 miliardi, che lo Stato italiano ha inserito in aggiunta, tale motivo è complementare, ai fondi europei e che dovranno essere gestiti contestualmente, perché abbiamo visto che ciascuna missione del PNRR Italia si compone di una componente derivante dal piano di ripresa e resilienza e di una componente quale appunto il piano nazionale complementare. Il terza norma che dovremo invece richiamare per la sua importanza strategica è il decreto legge 77 del 2021, che contiene la governance del PNRR, cioè contiene la modalità, la costruzione, la definizione degli uffici e delle competenze a ciascuno di essi assegnati al fine di definire chi fa cosa nell'ambito di un sistema di governance di un programma nazionale di così vasta portata ed importanza. Poi abbiamo il decreto legge 80 che invece rientra in quel decreto dove vengono introdotte alcune norme riguardanti il personale. A seguire a queste norme, che sono le principali norme che hanno definito e delineato a livello nazionale le modalità di funzionamento del PNRR, troviamo poi una serie di decreti e circolari che trovate comunque riassunti all'interno di quello che è un sito appositamente dedicato e continuamente aggiornato, quale appunto il sito www.italiadomani.it. Dove, ripeto, trovate tutte le varie disposizioni normative che nel tempo si sono venute a stratificare riguardanti aspetti operativi, gestionali e anche contabili e di rendicontazione. Il decreto del ministro, il decreto 6 agosto 2021, è sicuramente in questo contesto quello più importante. Perché ve lo segnalo? Perché il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 è il decreto che potrei definire il PEG del PNRR, e cioè è quel documento che potete rintracciare facilmente online e che potete facilmente sfogliare, che contiene l'insieme delle missioni, delle componenti e degli interventi di cui abbiamo parlato nella struttura base del PNRR e della loro assegnazione ai vari ministeri, ministeri che diventano a tutti gli effetti i soggetti titolari della realizzazione del PNRR. A seguire, come vedete, poi c'è la circolare 14 ottobre numero 21 del 2021, che sono istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR, e cioè un vademecum a cui i soggetti titolari dovevano attenersi o devono attenersi per la definizione dei bandi a cui gli enti attuatori, tra cui i comuni, partecipano, la rilevazione periodica dei bandi, ma proseguendo nella lettura, li vedete qui, un'altra serie di circolari, quali la trasmissione della dichiarazione, della checklist relativa a milestone e target, alcune indicazioni attuative, e varie disposizioni riguardanti anche il monitoraggio. Non mi soffermo nella loro lettura, anche perché non è neanche completa, ferma a giugno. Dopo giugno abbiamo avuto ulteriori documenti, anche se, diciamo, avete un'idea di quello che è l'aspetto principale che stiamo portando avanti. Io, prima di fermarmi per una breve sosta, per prenderci tutti un caffè dopo pranzo, però permettetemi di presentare anche prima di fermarci, quella che è la governance che, come abbiamo visto con il decreto legge 77, il legislatore nazionale ha introdotto all'interno del modello Italia. Qual è la governance che il legislatore ha pensato? Questa slide, tra l'altro, la trovate appunto in Italia Domani e in qualche modo sintetizza tutti i vari soggetti che partecipano in maniera attiva attraverso quella che è la fornitura di documentazione, attraverso l'attuazione del piano, attraverso la rendicontazione alla
alla gestione del PNRR. Come vedete, abbiamo un primo livello costituito dal Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede l'individuazione di una serie di organi che sono stati definiti, tra cui il più importante è certamente la cabina di regia. Abbiamo un secondo livello che è costituito dal MEF, che insieme con la Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il presidio di coordinamento del PNRR. E poi abbiamo una parte attuativa che è assegnata alle amministrazioni centrali, che, come abbiamo già più volte detto, rappresentano gli unici titolari dell'attuazione del PNRR. Le regioni, come i comuni, le province, hanno esclusivamente, a differenza di quanto avviene per i fondi strutturali, una funzione realizzativa. Se ci soffermiamo brevemente ad analizzare questa slide, vedete come a livello di Presidenza del Consiglio abbiamo quattro organi, una cabina di regia, un'unità per la realizzazione e il miglioramento della regolazione, una segreteria tecnica e un tavolo permanente per il partenariato economico. A livello di MEF, la figura di un servizio centrale per il PNRR e una unità di audit di tutto il PNRR. A livello attuativo abbiamo invece l'unità di missione, quindi come il servizio centrale, l'unità di missione responsabile del PNRR all'interno di ciascun ministero e una precisazione che la modalità di attuazione delle linee di investimento previsto nel PNRR può essere realizzata o direttamente, e in questo caso parliamo di attuazione diretta da parte del Ministero o attraverso le proprie società controllate, collegate ed agenzie, o attraverso una realizzazione che viene detto a regia, attraverso altri soggetti diversi dall'amministrazione titolare del PNRR, che quindi affida dei soggetti attuatori, che a quel punto diventano l'altro soggetto presente nel sistema, la realizzazione del PNRR stesso. Interessante anche leggere quali sono le competenze che vengono assegnate a ciascuna di queste figure. Io non mi soffermo più di tanto su ciascuna di esse perché ci metteremmo troppo tempo, ma comunque abbiamo una cabina di regia che è presieduta dal Presidente del Consiglio e dai vari ministri interessati, che ha la funzione fondamentalmente di svolgere un ruolo di coordinamento politico e di relazionarsi con il Parlamento. Una segreteria tecnica che invece è l'organo pulsante perché prevede la figura di un dirigente che tra l'altro non decade con il decadere della Presidente del Consiglio, con il decadere del Presidente del Consiglio, e che ha una funzione di elaborare i rapporti informativi per la cabina di regia, di segnalare al Presidente del Consiglio il superamento di criticità, di individuare delle strategie per ridurre il conflitto tra i ministeri qualora sorgessero, che ha il compito di acquisire i dati dal MEF per poter predisporre le relazioni che devono essere presentate al Parlamento. Nella Presidenza del Consiglio abbiamo poi altre due unità, tre figure sicuramente più di coordinamento politico, una per la razionalizzazione e il miglioramento dell'efficacia della regolazione, un tavolo permanente per il partenariato ed infine un ulteriore tavolo, no, queste sono le ulteriori due figure. Per quanto riguarda invece la parte del MEF, abbiamo visto come all'interno del MEF troviamo il servizio centrale del PNRR, che è quel servizio che si propone o prepone di gestire, come vedete, i rapporti con la Commissione europea, oltre che con la cabina di regia. A capo del servizio centrale del PNRR è posto un responsabile nazionale del PNRR. Come un responsabile del PNRR lo ritroviamo in ogni ministero a capo dell'unità di missione dell'amministrazione titolare degli investimenti. Per quanto riguarda invece l'aspetto operativo, attuativo direi,
la realizzazione operativa degli interventi che sono previsti nel PNRR possono essere, possono, non debbono, per cui, come abbiamo detto, abbiamo nelle ipotesi in cui c'è una gestione diretta da parte del Ministero, altri casi in cui invece c'è una gestione in cui il Ministero svolge una funzione di regia. E quindi dicevo come i soggetti attuatori sono le amministrazioni centrali quanto titolari diretti, le regioni e le province autonome e gli enti locali. Gli enti locali, le regioni e le province possono affidare la titolarità anche eventualmente a dei, le organizzazioni, società, agenzie di propria competenza. Ciascuna amministrazione titolare provvede al coordinamento, al monitoraggio e al controllo ed individua all'interno della propria struttura, quindi all'interno del Ministero, un'apposita unità di missione che si confronta con il servizio centrale del PNRR. Ricordo anche, ed è questo un aspetto nuovo particolarmente importante, come il decreto 77 non disciplina solo quelle che sono gli aspetti connessi all'organizzazione, alla governance, ma si preoccupa anche di andare a definire dei poteri sostitutivi. Uno dei principali criticità che fin dall'inizio abbiamo anche noi individuato è il tempo, molto ristretto, per cui conflitti di attribuzione, conflitti di competenza, conflitti realizzativi non sono sicuramente giustificabili se si vuole raggiungere l'obiettivo. Ed ecco quindi l'esigenza di andare a introdurre un potere sostitutivo a livello centrale e a livello locale. Ma di questo ne parleremo tra 10 minuti, sono le 16:10, non so se Massimo è in linea, io Sì, proporrei 10 sono in minuti di linea. Ok, pausa, alle 16:20 riprendiamo. ricominciamo alle 16:20, quindi breve pausa e ci vediamo fra 13 10 minuti minuti. puntuali. Grazie.
Vogliamo riprendere? Pare che siano tutti presenti, quindi se hai bevuto il tuo caffè e l'acqua, puoi ricominciare. Allora, tu vedi a tutto schermo? Sì, vedo a tutto schermo adesso. Ok. Quindi di potere sostitutivo abbiamo parlato, andiamoci a vedere un attimo chi fa il monitoraggio e quindi il secondo livello, quello del MEF sotto la presidenza del Consiglio, ha la funzione di fare monitoraggio e rendicontazione del PNRR. Queste attività sono affidate al servizio centrale per il PNRR presso la Ragioneria Generale dello Stato. Tenete conto che il responsabile PNRR è responsabile della gestione dei fondi e anche dei flussi per e verso l'Unione, dall'Unione Europea e verso i ministeri, di tutto il sistema di monitoraggio e del supporto tecnico anche alle amministrazioni centrali. Presso la Ragioneria poi si trova anche un ufficio dirigenziale con le funzioni di audit che ha le stesse caratteristiche dell'audit per quanto riguarda i fondi strutturali e opera in fuosizione naturalmente di indipendenza funzionale. Per quanto riguarda le modalità attraverso le quali si realizza il controllo dei documenti e della spesa, vi ricordo che il monitoraggio fisico e finanziario è realizzato attraverso uno strumento informatico che è stato definito dalla legge di bilancio del 2021 nel comma 1043 anche nel nome, che si chiama appunto il sistema unitario REGIS, nel quale confluiscono non solo le risultanze contabili dello stato d'avanzamento dei lavori, ma anche tutta un'altra serie di controlli che all'interno dell'ente locale, come all'interno di tutti i soggetti attuatori e poi nella fase di controllo, deve essere posto in essere. Che ruolo ha la Corte dei Conti? Naturalmente la Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione, svolgendo valutazioni di economicità, di efficienza e di efficacia, e inoltre svolge una relazione anch'essa semestrale al Parlamento che si affianca a quella ministeriale. Analizzata la governance del sistema del PNRR, andiamoci a vedere qual è il ruolo degli enti locali. Abbiamo detto come gli enti locali possono partecipare al PNRR solo quali soggetti attuatori, cioè coloro che sono chiamati alla realizzazione di alcuni investimenti o come si chiamano interventi all'interno delle componenti della missione a cui hanno partecipato con il bando. Le principali missioni, anche se poi non è così, sono la missione 2, la 4 e la 5. Ricordo che la missione 6 è una missione tipicamente regionale. Come gli enti locali possono essere coinvolti? O sono soggetti attuatori o sono soggetti beneficiari. In alcuni casi potrebbero essere coinvolti solo come titolari del territorio su cui una determinata azione viene a svilupparsi. Questa è una stima delle risorse destinate agli enti territoriali per missione, quindi 3 miliardi per la digitazione, per la rivoluzione verde e quindi ambientale 19 miliardi, 270 milioni per la mobilità sostenibile, 976, 9 miliardi e 7 per l'istruzione tecnica, 18 miliardi inclusione, 15 miliardi salute. E questa invece è la rappresentazione fatta all'incirca su quella che dovrebbe essere l'allocazione delle stesse risorse, non più per missione, ma per tipologia di soggetto attuatore, distinguendo tra comuni, regioni, ASL ed altro. Questa è quella che vi faccio vedere adesso, anche se è molto piccola purtroppo, è per esempio la composizione con l'articolazione, come vedete, in missione, Rivoluzione Verde, componente M2C1, Economia Circolare e Agricoltura Sostenibile, investimento e intervento
che sono invece il terzo livello di disaggregazione con le risorse assegnate. Come vedete, perciò parlavo di un PEG, la struttura, che questa è quella che trovate all'interno poi fondamentalmente del decreto 4 agosto 2021, permette di comprendere quali sono le monadi, le unità elementari per intenderci, su cui poi partono i vari bandi che vedono in parte o potenzialmente attuatori anche gli enti locali. Questi sono invece le missioni che dovrebbero riguardare i comuni per la missione 3, la missione 5 e la missione 6 con riferimento alla salute. Questa è tratta da Italia Domani ed è una ripartizione delle risorse per comuni e città, vedete, della missione 1. Attrattività dei borghi, chi sono i soggetti attuatori? Questo è proprio il sistema che trovate nel decreto ministeriale 4 agosto e vedete anche la fonte di provenienza dei fondi tra FSC, quindi questo è un fondo complementare, o i fondi del PNRR. Interessante è vedere anche questa colonna, la prima, dove si parla di progetti in essere. Perché? Perché come è conosciuto a coloro che si occupano di finanziamenti europei, in particolar modo anche qui di progetti comunitari e di fondi strutturali, anche nell'ambito del PNRR noi abbiamo i cosiddetti fondi retrospettivi. In questo caso si chiamano fondi non nativi o progetti non nativi. E sono quei progetti che comunque vengono riconosciuti ai fini del finanziamento del PNRR dall'Unione Europea, perché anche essi già Italia, che aveva, come previsto dal regolamento comunitario, la possibilità di inserire all'interno della progettualità del PNRR nazionale anche eventuali progetti avviati dopo il 1 gennaio 2020. Sono considerabili, se rientranti nelle casistiche, le vedete appunto nella delibera, nel decreto 4 agosto, come parti integranti del PNRR. Queste sono invece per la missione 2, componente 1, intervento 1.1, ad esempio realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti. Chi sono i soggetti attuatori? Quali sono le risorse con FSC o con nuovi progetti e quindi l'importo complessivo previsto nel PNRR. Naturalmente non ve li faccio vedere tutti perché sarebbe inutile e vi rimando a queste slide, naturalmente al decreto di ripartizione per un approfondimento per gli aspetti che vi interessano e vi riguardano. Andiamo a questo punto a vederci come nell'ambito del PNRR Italia trovano applicazione anche quei principi trasversali di cui vi avevo parlato all'inizio, quando vi ho segnalato come il programma di ripresa e resilienza, così come previsto dall'Unione Europea, era finalizzato o era incanalato su alcuni tagging principali, in particolar modo il tagging climatico e il tagging digitale. E tra questo avevo definito alcuni principi trasversali fondamentali che comunque il piano doveva rispettare. Questi principi trasversali a cui dovevano riferirsi in sede di Costituzione i progettisti del PNRR di ciascuno Stato sono, lo ricordo, il principio del do not significant harm, cioè del non arrecare danno all'ambiente, il principio dell'assenza di doppio finanziamento, il principio della parità di genere e dell'equità intergenerazionale e il principio di equità territoriale che si declina operativamente anche questo con un tagging finanziario. E cioè con una percentuale del 40% delle risorse del PNRR che deve essere finalizzato a finanziare fondi verso il Mezzogiorno d'Italia. Andiamoceli brevemente a vedere perché
li ritroveremo sia nella fase di progettazione, ma poi anche nella fase di gestione, quando saremo chiamati a gestire i singoli fondi del PNRR ed in particolare a rendicontarli. Certamente, lo abbiamo già detto, all'interno del PNRR Italia il principio che presenta gli elementi di maggior complessità, ma anche di novità rispetto a quelli che già conoscevamo all'interno del fondi strutturali, è il principio di non arrecare danno all'ambiente, il cui acronimo appunto dall'inglese DNSH. Da dove viene fuori questo principio e perché lo ritroviamo all'interno del PNRR Italia? Questo principio viene fuori perché il regolamento dell'Unione Europea che disciplina il fondo di ripresa e resilienza, e cioè il regolamento, come abbiamo più volte richiamato, 241 del 2021, all'articolo 5.2, parlando appunto dei principi orizzontali, chiarisce o precisa che il dispositivo, come vedete, finanzia unicamente le misure che rispettano il principio non arrecare un danno significativo. Quindi, negli articoli iniziali del regolamento comunitario si fa un riferimento specifico a questo principio. La ratio di questa scelta dove la troviamo? La ritroviamo nel punto 23 del PNRR, del regolamento 241. Vi ricordo che i punti sono generalmente la parte introduttiva del regolamento. Infatti, nel punto 23, tra le premesse del regolamento, diciamo così, come di un qualsiasi atto, decreto, atto amministrativo, si precisa come il PNRR si inserisce all'interno del disegno del Green Deal europeo. Che cos'è il Green Deal europeo a questo punto? Il Green Deal europeo è una strategia di crescita che l'Europa riconosce di importanza strategica per se stesso e che prevede fondamentalmente l'obiettivo di dare attuazione all'accordo di Parigi della COP21 e agli obiettivi fissati nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Ora non mi sto a tediare sui contenuti, il significato di questo accordo. La COP21 è più a noi familiare perché proprio in questi giorni si è concluso, mi sembra, negli Emirati Arabi la COP successiva. È un accordo che fondamentalmente richiedeva di limitare, firmato da tutti gli stati, che prevedeva anche dall'Italia di limitare il riscaldamento globale, limitandolo al di sotto dei 2 gradi fino al, adesso non ricordo l'anno, e comunque nel limite di 1,5 gradi. L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite è invece un documento di sviluppo sostenibile che investe quindi non solo gli aspetti ambientali, che definisce 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che si chiamano OS, tra cui l'elemento economico, sociale e quello ambientale, perciò viene anche qui richiamato. Ma se proseguiamo nella lettura del 241, vedete come all'interno delle definizioni, e quindi nell'articolo 2, che come sappiamo nell'architettura dei documenti dell'Unione Europea rappresenta quell'articolo in cui sono indicate le principali definizioni che poi ritroviamo all'interno del documento, dicevo. All'articolo 2 si dice che la definizione di non arrecare un danno significativo significa non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 di un altro regolamento, l'852 del 2020, articolo 852, regolamento 852 relativo all'istituzione, dice il titolo, di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento precedente, in cui sono stabiliti i criteri per determinare se un'attività economica si può considerare ecosostenibile al fine di individuare dei gradi di ecosostenibilità di un investimento. In questo contesto, e cioè nell'ambito del regolamento, scusate, questo è l'852
del 2020, il concetto di danno significativo agli obiettivi ambientali è declinato in sei principali linee di intervento, e cioè l'articolo 17, in questo caso non dicendo cosa non è danno significativo, ma è danno significativo all'ambiente chi arreca con un'attività economica un danno alla mitigazione degli obiettivi climatici e quindi conduce ad emissioni di gas a effetto serra, all'adattamento ai cambiamenti climatici se l'attività determina un peggioramento del clima, all'uso sostenibile e protezione delle acque se nuoce appunto allo stato di salute dei corpi idrici, all'economia circolare se creo danno all'economia circolare, compreso il riciclaggio dei rifiuti, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, alla protezione e al ripristino della biodiversità, quando reco danno alla biodiversità. Tutte queste sei ipotesi sono i sei principali fattori che possono far ritenere un'attività economica come un'attività che arreca un danno significativo all'ambiente, e come tale, quindi, qualsiasi attività posta in essere da un'azienda che o si orienti verso queste soluzioni è da ritenere contraria al principio, e quindi come tale eventuali obiettivi che vanno in quella direzione sono da escludere dal PNRR. In particolar modo, il regolamento 852 va già a disciplinare in un allegato, secondo quelli che sono la classificazione europea delle attività economiche, che sono i codici NACE, che poi in Italia sarebbero i famosi codici Ateco, dicevo, in questo regolamento europeo va a disciplinare quelli che sono le attività che possono contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Quindi esiste già tutto un sistema di misurazione con un apposito regolamento. Questa tassonomia si basa fondamentalmente su questi quattro criteri. Io, come con la mia attività, contribuisco positivamente a migliorare uno degli obiettivi definiti dalla Commissione europea. Sono i sei obiettivi che vi avevo fatto vedere che richiamano l'altro regolamento europeo del 2020? Sì, no. Nel caso in cui ne miglioro uno, sicuramente è conforme al Do Not Significant Harm. Se non miglioro nessun obiettivo, devo almeno non peggiorarne nessuno. E se ne miglioro uno solo su sei, sugli altri cinque non devo creare un peggioramento. Questo in qualche modo è il concetto generale su cui si instaura il principio del Do Not Significant Harm, che in questo concetto si inserisce poi il cosiddetto tagging climatico. Vi ricordo che il principio, il PNRR, si pone come obiettivo quello di riuscire a migliorare diciamo, favorire la transizione verde e mitigare i cambiamenti climatici, compresa la biodiversità. E come lo deve fare? Prevedendo, se vi ricordate, che almeno il 37% delle risorse complessive che vengono affidate a ciascuno Stato membro sia finalizzato a delle attività che devono migliorare questa transizione ecologica. Quindi a delle attività riconducibili a quella tassonomia del trattato e quindi a quei codici NACE che hanno un effetto positivo sull'ambiente. Per il restante 100-37, 63% invece è sufficiente che le attività che si vengono a realizzare non arrechino danno all'ambiente. E chi fa tutta questa verifica? Questa verifica, che è una verifica non solo di programmazione, ma anche in fase gestionale e in fase di controllo, viene svolta in essere in fase di programmazione da chi ha realizzato il PNRR. Quindi lo Stato italiano, quando ha presentato il proprio PNRR all'Unione Europea, ha già definito e convalidato con l'Unione Europea iniziativa per iniziativa, l'abbiamo visto, sarebbero il terzo livello: missione, componente, intervento. Dicevo, per ogni livello ha già definito, quindi per i 170 quanti sono interventi,
ha verificato che non si verificano danni all'ambiente. Successivamente, nella fase di gestione e nella fase di controllo, questa verifica deve essere posta in essere dal soggetto attuatore ed ecco quindi che interviene anche il comune, che in questo contesto dovrà dare giustificazione nell'ambito del sistema Regis di aver conseguito gli obiettivi che erano stati programmati in merito al contesto ambientale. Vi chiedo un secondo che accendo la luce. E allora, nella fase di predisposizione del PNRR, ciascun ministero ha compilato una scheda di autovalutazione in cui fondamentalmente per ciascuna delle sei voci che abbiamo detto, ha detto se la misura aveva un impatto nullo e trascurabile, la misura contribuiva in modo sostanziale all'obiettivo ambientale, la misura non sostiene l'obiettivo con un coefficiente addirittura del 100%. Se la misura non rientra tra queste qua, tre ipotesi, presupponeva invece una valutazione complessa. In realtà a queste due soluzioni si ricollegano due regimi. Quando io ho da contribuire sostanzialmente agli obiettivi climatici, devo applicare un regime 1 speciale, che poi vedremo dove andiamo a trovare. Se invece non devo apportare miglioramenti all'ambiente ma non peggiorarlo, in questo caso devo applicare il regime 2. Dove trovo i riferimenti al regime 1 e regime 2? Lo trovo all'interno di un apposito documento che è stato predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che adesso vi faccio vedere, che si chiama Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente. Poi, se volete, tramite il Lanci vi giro tutta la documentazione anche insieme ad alcuni miei scritti fatti in questo periodo. E che cosa contiene questa guida operativa? Contiene una mappatura delle singole misure del PNRR e una loro aggregazione per natura, ad esempio quella che riguardano l'edilizia, pensate a tutti i lavori che riguardano l'edilizia nell'ambito sociale, nell'ambito scolastico, nell'ambito sanitario, hanno tutti uno stesso impatto sul ambientale, quelli che hanno un'efficienza energetica e via dicendo. Poi ci sono le schede di autovalutazione dell'obiettivo che sono state fatte in sede di previsione del PNRR, poi sono delle schede relative alle aree di intervento con i riferimenti normativi e poi una parte più importante a mio parere per l'attività che dovrà svolgere l'ente locale, delle checklist di verifica e di controllo che riassumono in modo sintetico quelli che sono gli elementi di verifica che sono richiesti al fine di poter in fase di rendicontazione dare giustificazione del rispetto di quegli obiettivi climatici e ambientali che si erano posti e quindi in qualche modo sbloccare il sistema di controllo di rendicontazione in modo tale da attivare le procedure di rimborso anche a livello di ente locale. Questo è il documento di guida operativa di cui vi parlavo, lo trovate facilmente in linea. Tra l'altro, rispetto alla versione iniziale, qui ne trovate 29, come vedete qui indicato, i cluster tassonomici, cioè le aggregazioni per natura simili, a prescindere dalla missione che sono state fatte, sono 30, per esempio costruzione di nuovi edifici o quelli che adesso andremo a vedere. Data center servizi informatici di hosting e cloud, il numero 6, sono una serie di attività che si ricollegano all'hosting climatico. Che cosa contengono le schede tecniche? Guardate qui, io ho cercato un po' di riportarla, poi mi sono fermato nella parte finale, ma è tutto uguale. Una sintesi qui in cui si dice come l'Unione Europea ha redatto il documento criteri UE in materia di appalti pubblici verdi. Nel citato documento sono descritti i requisiti minimi, le clausole di verifica, le clausole contrattuali.
Se in questo caso il passaggio all'hosting, ai servizi informatici, non deve arrecare un miglioramento all'ambiente, ma non lo deve peggiorare, quindi siamo in regime 2, e come vedete, per ogni uno di quelli che sono i sei, le sei verifiche, mitigazione climatica, adattamento climatico, risorse idriche, economia circolare, inquinamento e biodiversità, viene fornita una descrizione di quelle che sono le verifiche da fare ex ante e quelle da fare ex post. Quelle ex ante sono già state fatte, naturalmente, quelle ex post sono invece rimesse al soggetto attuatore. Pertanto, ad esempio, nel caso della verifica ex post dei servizi hosting che riguardano tutti i comuni perché rientrano in una di quelle attività finanziate dal Dipartimento della Transizione Digitale, deve essere, dice la norma, il modulo, verificato da parte terza indipendente, e deve essere svolto un audit almeno ogni 3 anni su che cosa? Sull'adesione all'European Code Conduct for Data Center, eccetera, che vedete qui. Stesso discorso deve essere fatto, ad esempio, per l'economia circolare, per l'inquinamento, per le biodiversità. Naturalmente, come nelle biodiversità non c'è pertinenza e quindi non c'è né una verifica ex ante né una verifica ex post. Le schede tecniche che riguardano ciascuno di questi 30 cluster sono delle schede dove sono riportati le principali normative di riferimento, i vincoli previsti per non arrecare danno all'ambiente, i possibili elementi di verifica. La checklist all'interno di questa scheda, ognuna di queste schede si compone del codice NACE, del campo di applicazione della scheda, del principio guida, dei vincoli del non arrecare danno all'ambiente, della normativa di riferimento. Con riferimento al non arrecare danno all'ambiente, viene predisposta anche una checklist, che è una checklist che è quella che vedete qui, proprio ad esempio con riferimento ai servizi informatici, che prevede una serie di domande già preordinate, con una precisazione che bisogna mettere l'esito sì, no, non applicabile, e un commento obbligatorio nel caso in cui si scriva che non è applicabile quella verifica che viene richiesta dalla scheda. La compilazione di questa scheda in sede di realizzazione, in questo caso del passaggio al cloud dei servizi informatici, è condizione necessaria per poter procedere alla rendicontazione delle spese, e quindi questa scheda dovrà essere inserita nel sistema Regis, e solo se completamente compilata permetterà al sistema di sbloccarsi e quindi di attivare le procedure di richiesta, la stampa della domanda di rimborso, che dovrà essere firmata in forma digitale ed essere quindi riuploadata sul sistema Regis, affinché il soggetto titolare, in questo caso l'ex dipartimento, l'attuale Dipartimento della Transizione Digitale, possa procedere alle sue verifiche. Queste sono le ulteriori checklist di controllo che vi lascio. Vi ricordo che tutte le checklist di controllo con tutte le verifiche ex ante ex post fatte devono essere comunque conservate da parte del soggetto attuatore. Perché? Perché potrebbero essere oggetto di richiesta di controllo da parte dell'audit che abbiamo visto ministeriale, ma addirittura, perché il regolamento comunitario lo prevede, anche dell'audit europeo, anche se poi immagino che un audit europeo non si muoverà a livello così basso. Qui io chiudo il Do Not Significant Harm, ho cercato di darvi una lettura di quelle che sono le norme internazionali, nazionali e delle modalità applicative. Vi manderò poi, se volete, il pamphlet predisposto dal MEF, ma comunque lo potete scaricare facilmente anche dai vari siti, primo fra tutto dal sito che vi ho già più volte richiamato, cioè il sito Italia Domani, che è il sito che il MEF ha costruito proprio per la gestione del PNRR. L'altro principio ribadito invece con forza all'interno di quelli che sono principi trasversali che non possono essere superati da parte del legislatore, è il principio dell'assenza del doppio finanziamento, e cioè dell'impossibilità di andare a finanziare non l'opera,
ma il singolo voce di costo, e sto parlando addirittura di costo e non di spesa, con la stessa somma. Anche qui. Il principio del doppio finanziamento prescrive che uno stesso costo non possa essere rimborsato due volte a valere o su fondi pubblici, quindi o su fondi europei, ma neanche su fondi nazionali. Io ricordo che in passato, quando esisteva il mandato cartaceo, addirittura sulle fatture e sul mandato veniva apposto un firma e un timbro e una firma in originale. Perché questo era l'unico modo per garantire l'impossibilità da parte di un altro rendicontatore di procedere a riutilizzare quella fattura e quel pagamento per un altro finanziamento europeo. Oggi, con la dematerializzazione che abbiamo avuto anche dei mandati elettronici, con la PCC, con le fatture elettroniche, il tema si è un po' più reso complesso, anche se anche lì. Noi le fatture elettroniche le dobbiamo poi riuploadare all'interno del sistema Regis e quindi ci sono dei sistemi di controllo facilmente attivabili. In queste slide io vi segnalo fondamentalmente quali sono, con riferimento al doppio finanziamento, i riferimenti normativi che troviamo nella programmazione europea 14-20, nella programmazione europea 21-27, che è la nuova programmazione che stiamo ponendo in essere e si stanno approvando i pari POR regionali, e anche quello che prevede il fondo di ripresa e resilienza e quindi di conseguenza il piano nazionale di ripresa e di resilienza. In particolar modo, il regolamento mi dice: per garantire un'assegnazione efficiente e coerente dei fondi al rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell'ambito del dispositivo di altri programmi dell'Unione Europea. A livello nazionale, invece, la normativa di riferimento è ancora il decreto 22 del 2018, che richiama naturalmente il regolamento 1303 del 2013, cioè il regolamento comune dell'FSE, del FERS, in attesa del nuovo, ma anche la circolare MEF 21 del 2021, proprio con riferimento al PNRR, nell'ambito delle istruzioni tecniche per la selezione del PNRR, annovera tra gli obblighi da rispettare l'assenza del doppio finanziamento e lo esplicita come evitare una duplicazione del finanziamento degli stessi costi, non degli stessi interventi da finanziare, da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da bilancio statale. Perciò è ammissibile il cumulo delle fonti per costi diversi dello stesso progetto, e questo è il concetto che vorrei ribadire a coloro che non sono degli esperti in merito di finanziamenti europei. Qui vi riporto anche alcune indicazioni di come evidenziare l'assenza del doppio finanziamento nell'ambito dei documenti di programmazione e dei bandi di gara, ma li lasciamo perdere. Vi segnalo invece, sempre continuando nell'ambito dell'analisi dei vari principi, un interessante documento che io ho rintracciato all'interno dell'internet, che è quello che vedete qui rappresentato sulla destra: uguaglianza di genere e intergenerazionale nei piani nazionali per la ripresa e resilienza, che è un documento predisposto dal MEF nel 2022, quindi recentissimo, con cui vanno ad analizzare le politiche di genere, di parità di genere, le politiche di gestione della parità intergenerazionale nell'ambito dell'Unione Europea. Io non vi faccio una lettura, un riassunto del documento, anche perché non ne sarei capace, ma mi piace segnalarvi queste due cartine, non so se le vedete. La prima è questa, che riguarda la parità di genere, dove l'Italia viene messa in rosso tra i paesi con situazione di generale difficoltà per le donne, a differenza dei paesi in azzurro, che sono quelli con divari di genere più contenuti.
Mentre per quanto riguarda la parità intergenerazionale, vi è un'altra slide che è questa, dove si mette in evidenza come l'Italia è colorata in verde, e cioè rientra tra quei paesi con potenzialità per i giovani non adeguatamente sfruttate. Ripeto, con riferimento alla parità di genere, alla parità intergenerazionale, il PNRR non introduce dei tagging, cioè delle percentuali minime, non lo fa, l'abbiamo detto, perché avendo già posto un tagging climatico e un tagging digitale, avrebbe di fatto compresso in maniera eccessiva quella che è la discrezionalità politica di ogni Stato membro nel predisporre un piano. Però il principio di genere, la parità di genere intergenerazionale è un elemento importante, tant'è che io qui vi ho riportato, estrapolandoli da questo documento del MEF, tutte quelle che sono le misure di natura sociale che in qualche modo sono previste nell'ambito del PNRR per l'Italia, proprio per superare le parità di genere e per superare le differenze intergenerazionali. Io con questo chiudo tutta una parte, diciamo, di carattere generale e mi avvio a conclusione dell'intervento di oggi, anche se abbiamo ancora una mezz'oretta insieme, ad analizzare il circuito finanziario del PNRR. E cioè, dopo che abbiamo visto come nasce il PNRR, che di fatto non è altro che una declinazione nazionale del Fondo di Ripresa e Resilienza, che a sua volta non è altro che la declinazione del programma Next Generation EU, dopo che abbiamo visto quali sono i pilastri con cui dovevamo costruire il Piano Nazionale di Resilienza e che dovranno essere monitorati anche nell'ambito gestionale e di rendicontazione da parte di tutti i soggetti attuatori, quindi anche da parte dell'ente locale quando viene chiamato ad attuare una componente, un intervento di una componente di una missione del PNRR. Vediamo adesso come quei 200 miliardi circa che qualificano e caratterizzano il piano di ripresa e resilienza si muovono all'interno del circuito finanziario del PNRR tra Unione Europea, Stato, ministeri ed enti locali. Parlo di enti locali riferendomi anche alle regioni, proprio perché rappresentano, diciamo, la fase finale di quel processo top-down di trasferimento di risorse dall'alto verso il basso. Per fare ciò io riparto dalla legge nuovamente 178 del 2020, e cioè la legge di bilancio per il 2021, che al comma 1042 prevedeva appunto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze dovesse adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, le procedure amministrative contabili per la gestione delle risorse previste dai fondi 1037 e 1050, che erano il fondo di rotazione in attesa del PNRR. In realtà, come abbiamo visto, lo scivolare dei termini per l'approvazione del PNRR, che è stato presentato il 30 di aprile, ultimo giorno utile, è stata approvata a giugno e poi sottoscritto, mi sembra, ad agosto dal governo con l'Unione Europea, il decreto MEF che disciplina le procedure amministrativo-contabile per la gestione del PNRR e il decreto 11 ottobre 2021, che appunto richiama, come vedete anche nel titolo, il comma 1042 della legge di bilancio per il 2021. In realtà, quella disposizione che rinviava ad un decreto ministeriale viene ripetuta, io questo lo faccio notare più volte, noto in questa prima fase di costruzione delle norme, un ripetersi da parte del legislatore, diciamo nel decreto legge 77 del 2021, decreto legge che ricordo è quel decreto con il quale viene definita la governance del PNRR. Anche qui nel decreto legge 77 del 2021, all'articolo 15,2, si precisa che le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nel PNRR sono stabilite in sede di emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze di cui alla legge di bilancio.
E allora andiamoci brevemente a vedere i contenuti di questo decreto ministeriale che ancora oggi sono attualissimi. Perché? Perché il decreto ministeriale 11 ottobre 2021 disciplina nei suoi articoli che cosa? La gestione del fondo di rotazione previsto nella legge di bilancio del 2021, le modalità di contabilizzazione degli interventi attraverso i trasferimenti ai ministeri e dai ministeri agli enti locali, l'erogazione degli acconti e dei saldi, come si debbono rendicontare alla Commissione europea le somme e quali sono i sistemi di controllo da attivare in ambito nazionale. Vediamoci brevemente quali sono i fondi statali. Intanto, come si vengono gestiti i fondi tra Unione europea e Stato. Intanto, a livello statale, ed è questa una riflessione che se mi date 5 minuti di attenzione vorrei trasmettervi, il legislatore si è trovato, quando ha dovuto costruire questo modello di governance finanziario del PNRR, a fare delle scelte in merito all'opportunità di creare un sistema di gestione, permettetemi di dire, parallelo, nel senso non legato all'esercizio di competenza, quali sono le contabilità speciali, molto utilizzate in ambito statale, oppure far transitare queste somme attraverso le normali procedure di spesa del bilancio statale. Questa stessa riflessione si è trovata a farlo anche in ambito di enti locali. Come ha risolto e perché faceva questa riflessione? Perché a fronte di somme da spendere ingenti, i tempi a disposizione erano ridotti. E in corrispondenza della fine di ogni esercizio, e cioè nel periodo generalmente che va da dicembre dell'anno, i primi di dicembre, fino alla riapertura dei conti, in tutte le amministrazioni pubbliche, gli enti locali in maniera ancora più evidente rispetto allo Stato, vivono un periodo di fermo amministrativo che avrebbe rallentato le procedure di spesa e di utilizzo delle risorse. E avrebbe reso ancora più difficile il rispetto di quei target temporali che sono previsti all'interno dell'accordo stipulato tra l'Unione Europea e lo Stato nazionale. Ecco quindi che la scelta del legislatore è stata di dire: io a livello statale e quindi nel rapporto tra Stato e ministeri applico il sistema di contabilità, delle contabilità speciali. Quindi affido ad un soggetto responsabile la gestione di queste contabilità e alimento, secondo delle modalità praticamente di cassa, chi di voi ha gestito delle contabilità speciali, purtroppo legate spesso negli enti locali a fenomeni quali terremoti, disastri, eccetera, sa appunto che non esiste una contabilità speciale che è riferita ad un anno, ma è riferita ad un'attività. E quindi sono l'insieme di entrate e di spese che vengono gestite e alla fine rendicontate e sottoposte ad un controllo della Corte dei Conti. Quindi, partendo da questo presupposto, i fondi statali come vengono gestiti? I fondi sono versati entro il 15 febbraio di ciascun anno presso delle contabilità dei conti infruttiferi aperti presso la Tesoreria Centrale dello Stato, che sono il 25.091 e 92. Perché ne sono due? Perché tengono separato la parte dei contributi a fondo perduto che mi viene dall'Europa dalla parte dei contributi a titolo di prestito che io debbo rimborsare all'Europa. In altri termini, i soldi che mi arrivano dall'Europa, entro il 15 febbraio, perché abbiamo visto che la certificazione deve avvenire alla fine di ogni anno, vengono immediatamente trasferiti dal bilancio dello Stato alle contabilità speciali. E dalla contabilità speciale del servizio centrale del PNRR, che adesso abbiamo ricordato, visto prima, è quello presso il MEF, vengono trasferiti poi ai vari ministeri. L'articolo 5, come vengono accreditati i fondi europei? I fondi europei vengono accreditati sul conto dello Stato, in particolar modo sul conto dell'IGRUE, che è l'Ispettorato Generale dello Stato che si occupa di gestire i rapporti con l'Unione Europea. A sua volta l'IGRUE, che accerta e impegna questi soldi sul bilancio dello Stato, li fa uscire immediatamente con un girofondo e li porta, anche in questo caso,
su quei due conti di contabilità speciale che abbiamo visto, 25.091 e 25.092. Come funzionano invece le erogazioni delle tranche di finanziamento? Le somme da parte dell'Unione Europea a valere sia sui fondi della Next Generation EU è effettuata con previo richiesta di pagamento da parte dello Stato membro, che deve essere posta secondo quanto previsto dal regolamento europeo e quindi entro il mese successivo alla fine di ogni semestre. Per ottenere le erogazioni delle tranche, quindi il servizio centrale del PNRR presenta alla Commissione europea la richiesta semestrale di pagamento con le modalità che vedremo già la prossima volta, ma che vedete meglio poi con la dottoressa Ruspandini. E contestualmente, anche qui un aspetto che volevo farvi notare alla domanda di pagamento, questa domanda deve essere corredata di tutta una serie di documenti che certificano il raggiungimento del target e milestone di cui abbiamo parlato, l'avanzamento della spesa, il controllo sulla spesa. Quindi il servizio centrale del PNRR attesterà nella sua certificazione definitiva riguardante tutti i fondi del PNRR, il raggiungimento dei target delle milestone, lo stato di avanzamento finanziario anche con riferimento al famoso tagging climatico, marcatore climatico, il famoso 37%, dovrà fare una dichiarazione di gestione firmata che contiene una sintesi dei controlli effettuati da ogni amministrazione titolare, quindi dai singoli ministero, è una dichiarazione che attesti anche il rispetto del principio di non aver generato danno significativo all'ambiente. Quindi, vedete, tutto quello che ci siamo detti fino adesso comincia a prendere una sua connotazione operativa proprio in una serie di documenti che vengono richiesti. È evidente che il PNRR, per poter certificare questo, ha necessità che la stessa certificazione gli venga fatta dal soggetto titolare, che a sua volta dovrà far fare la stessa certificazione da parte del soggetto attuatore, cioè da parte dei singoli comuni. Fermo restando che esiste un obbligo di verifica a campione da parte del servizio centrale del PNRR e da parte dei servizi centrali di PNRR presso ogni ministero. Vediamo come avviene invece l'erogazione dei fondi, e questo è un aspetto delicato per i comuni, ne riparleremo anche la prossima volta per i riflessi che ha sul nostro bilancio. Il servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili quelle risorse che ha trasferito sulle contabilità speciali, come facendo un anticipo fino a un massimo del 10% del costo del progetto approvato, dopo l'approvazione del progetto, tenuto conto anche del cronoprogramma di spesa. Provvede poi a erogare il 90%, l'80%, fino quindi ad arrivare al 90%, considerando anche il 10% dell'anticipazione, sulla base delle dichiarazioni di rimborso che verranno prodotte e presentate dal soggetto erogatore tramite il soggetto attuatore, e procederà al saldo della quota finale del 10% su richiesta finale di pagamento. Attenzione, perché come potete già vedere l'anticipazione del 10, il primo stato di avanzamento immaginiamo che sia del 20, noi ci troviamo a star fuori in termini di spesa già del 30%, tenendo conto che è all'impresa aggiudicatrice, secondo quelle che sono le modifiche introdotte anche qui, in analogia a quanto era stato fatto sul PNRR, deve essere su richiesta erogato il 30% dell'anticipo. Quindi ci troviamo di fronte all'ipotesi in cui noi siamo già fuori di un 50% della spesa dopo il primo saldo di pagamento, ed è perché 30 come anticipazione massima finanziata, scusa, rimborsata già dal 10% iniziale e 20, quindi siamo al 40%, scusatevi, che comunque è una cifra consistente se lo rapportiamo a un singolo investimento e se ipotizziamo che quell'ente abbia più investimenti in cantiere riferiti al PNRR. E qui non è il caso di farlo oggi, ne possiamo parlare se volete in un prossimo incontro, se Massimo ci darà lo spazio, dovremmo anche cominciare a discutere di programmazione monetaria,
Perché è evidente che uno dei principali temi su cui nei prossimi anni si scontrerà il PNRR è la carenza di liquidità con la quale gli enti locali dovranno combattere, perché naturalmente la liquidità non va solo a favore delle opere pubbliche, ma deve andare anche a favore della gestione quotidiana dell'ente stesso. Le somme, una volta che le ho definite nel loro importo, da chi vengono erogate? Sono erogate o dal servizio centrale del PNRR direttamente al soggetto attuatore, o se nel caso in cui su delega del soggetto titolare del ministero, oppure dal servizio centrale sono trasferiti al ministero, dal ministero al soggetto attuatore che provvede al pagamento al soggetto realizzatore. Questa slide vi anticipa già il modello circolare che poi andremo a presentare con il sistema Regis, perché è evidente che il soggetto realizzatore dovrà trasmettere al soggetto attuatore i giustificativi di spesa, le fatture insieme a tutte le altre certificazioni costituiranno la domanda di rimborso al Ministero, che a sua volta procederà dopo verifiche a effettuare la domanda di rimborso complessiva di tutti i lavori dei soggetti attuatori al servizio centrale per il PNRR. E quindi abbiamo definito, così come previsto dal DM 11 ottobre, le attività e la governance non solo organizzativa, ma anche la governance contabile presente all'interno del sistema, così come disegnata dal legislatore nazionale in ottemperanza a quel modello strategico che era stato definito a livello europeo attraverso il Fondo di Ripresa e Resilienza. Andiamoci a vedere a questo punto le norme di contabilizzazione. Perché ve le propongo? Perché naturalmente abbiamo visto che per accelerare i processi di trasferimento di risorse tra Ministero dell'Economia e singoli ministeri, lo Stato ha scelto la soluzione della contabilità speciale, e cioè di quella contabilità che viene affidata ad un responsabile e che viene gestita, diciamo, estraniandosi da un principio di competenza annuale in una lettura pluriennale. Negli enti locali questa scelta è stata fatta? No. Negli enti locali la scelta che il legislatore ha fatto è quella di non andare a creare un sistema parallelo di contabilità, ma di far transitare tutto all'interno del bilancio dell'ente stesso, risolvendo i temi e i problemi collegati al ritardo che si può generare in chiusura di esercizio, con una serie di norme straordinarie che vanno in qualche modo a semplificare il percorso burocratico-amministrativo previsto in maniera ordinaria per tutti gli altri casi. In altri termini, è consci del fatto che ormai gli enti locali il bilancio di previsione non l'approvano prima di giugno, ha ritenuto opportuno dire: va bene, potete continuare a operare sempre in questo modo, al limite vediamo come possiamo fare delle norme in deroga che mi permettano comunque, ad esempio, di appaltare le opere anche in assenza di bilancio o di scrivere in bilancio delle opere per poter procedere alle procedure di gara anche in assenza di un bilancio di previsione approvato e quindi in una situazione di esercizio provvisorio. Questo modello trova esplicitazione nel DM anche questo 11 ottobre 2021, nel momento in cui all'articolo 3,4 il decreto prevede che le risorse siano trasferite dal parte del soggetto titolare, quindi da parte dei ministeri, sui conti di tesoreria unica direttamente degli enti assoggettati alla 720 dell'84. Quindi per questi enti non viene previsto una deroga e l'istituzione di una contabilità speciale, ma si continua a trasferire queste risorse nella cosiddetta tesoreria unica, quindi presso le banche, e poi ad imputarle sui nostri bilanci. Come le imputeremo lo vedremo la prossima volta. Vi interessa in questa sede invece darvi una lettura di queste semplificazioni che sono state poste in essere dal legislatore. In particolar modo, se ci andiamo a leggere il decreto-legge 77 del 2021, all'articolo 15 mi
fa presente o mi introduce delle altre semplificazioni. La prima riguarda la deroga all'applicazione dell'articolo 1, comma 897 e 898 della legge 145 del 2018. Che dice questa legge? Questa norma era quella norma che era stata introdotta per evitare un'eccezione di incostituzionalità del sistema di riscrizione delle economie vincolate e che prevede per l'appunto che io possa riscrivere economie vincolate accantonate solo se ho un avanzo di amministrazione. E cioè se la lettera A del risultato di amministrazione, fondo di cassa meno residui attivi, più residui attivi meno residui passivi meno il fondo pluriennale vincolato non sia minore di zero. Questa norma serviva a tutelare e rispondere a una domanda che la Corte dei Conti aveva posto in maniera, diciamo, formale al MEF, chiedendo: scusate, ma come fa un ente a riscrivere economie vincolate se ha disavanzo d'amministrazione e ha già quindi utilizzato le economie vincolate per andare a coprirsi il suo risultato d'amministrazione? A quel punto il legislatore era intervenuto dicendo: può utilizzare le economie vincolate solo nei limiti dell'eventuale disavanzo applicato, ma qui è un'altra storia, non intendo adesso affrontarla con voi. Invece aveva previsto già per i fondi Covid la possibilità di andare a fare un'eccezione a questa regola generale di buon senso, andando a prevedere per l'appunto che se si verifica una situazione di perdita d'esercizio, comunque i fondi PNRR possono essere riscritti anche se siamo in disavanzo di amministrazione. Ed è questa la prima semplificazione. La seconda semplificazione riguarda invece le modalità di accertamento delle entrate. Perché? Perché, come sappiamo, il bilancio dello Stato non opera secondo un principio di competenza finanziaria potenziata pari a quello che applicano le regioni e i comuni e quindi, tra l'altro, ripetendo quello che già era previsto nel principio contabile 4.2 nel punto 3.6c, si dice appunto che le somme si ritengono accertate sulla base delle delibere di riparto assegnazione senza dover attendere l'impegno da parte del Ministero che eroga le somme. Anche qui una semplificazione che serve per permettere all'ente, a fronte di una somma già ritenuta certa, di poter procedere con le procedure di gara e quindi di impegno di spesa. Questi accertamenti, però, ti dice anche il legislatore, sono imputati all'esercizio di esigibilità indicato nella delibera di riparto di assegnazione, quindi in qualche modo fa salvo il principio di competenza finanziaria potenziata perché a fronte dell'accertamento ne prevede una imputazione agli esercizi in cui lo stesso decreto che assegna le risorse, dice che verranno erogate e qui si apre tutto il discorso che vedremo la prossima volta sulle modalità di contabilizzazione che debbono tener conto in qualche modo del principio del contributi a rendicontazione. Ancora, al fine di dare certezza e facilità di verifica delle risorse assegnate, quindi quelle che abbiamo visto sono norme contabili finalizzate a semplificare le procedure di utilizzo delle risorse. Per facilitare le attività di controllo, il DM 11 ottobre 2021 invece mi introduce un principio che è ben conosciuto nell'ambito regionale dove si parla appunto di perimetro sanitario e inizialmente si è cominciato a conoscere anche in ambito locale, perché vi ricordo che l'anno scorso i comuni hanno dovuto perimetrare quelli che sono i capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'ex cosiddetto fondone. Ora, questo concetto di perimetrazione viene riproposto anche per i fondi del PNRR. In altri termini, ci viene chiesto che nel piano esecutivo di gestione vengano costruiti appositi capitoli, e io sono per una relazione uno a uno, sia nella parte entrata che nella parte spesa, con l'indicazione che si trattano di capitoli PNRR e quindi con uno specifico codice che mi permette il filtro di questi capitoli in modo tale da poter facilmente andare a individuare all'interno anche degli strumenti gestionali del mio bilancio
quelli che sono i capitoli di entrata e i correlati capitoli di spesa per analizzare la quantità di risorse che già sono pervenute e sono state utilizzate nell'ambito del PNRR. Qui c'è anche da segnalarvi, ma casomai ne parliamo la prossima volta quando appunto parleremo degli strumenti di contabilizzazione e delle modalità di contabilizzazione, un'apposita FAQ dell'ARCONET, cioè di quell'organismo costituito presso il Ministero dell'Economia che fornisce interpretazioni sulle modalità di scrittura delle scritture contabili, che interviene appunto ad ulterior chiarimento di quanto viene precisato nell'articolo 15,4 del decreto legge 77, fornendo una disamina delle varie casistiche che si possono verificare quando ci troviamo di fronte a contributo a rendicontazione, quando ci troviamo di fronte ad un anticipo di risorse che quindi determina l'attivazione di FPV, quando ci troviamo di fronte addirittura ad economie vincolate. Ma su questi argomenti io vi rinvio all'incontro che faremo la prossima settimana e che riguarderà appunto l'analisi di come le scritture, come il PNRR viene scritto all'interno del bilancio di previsione, come viene scritto nel PEC, come viene scritto nel DUP e come viene gestito nel libro accertamenti e nel libro impegni. Invece, in questi ultimi minuti del mio intervento, vorrei dedicarmi, ancora analizzando il decreto ministeriale 11 ottobre 2021, ad analizzare quelle che sono le forme di controllo che il legislatore nazionale, nell'ambito di quella sua attività di governance, ha previsto. E quindi, al fine di, dice il decreto ministeriale 11 ottobre, nell'articolo 6, che per procedere a un costante monitoraggio degli investimenti, deve essere costruito da parte del MEF ed è Regis che ormai già conosciamo, un sistema informatico di supporto che censisce i singoli interventi del PNRR, che definisce la dotazione finanziaria assegnata ad ognuno di essi. Queste attività generalmente oggi vengono fatte direttamente dal soggetto titolare, quindi dal Ministero. Tiene distinta la quota di contributi a fondo perduto da quelle a titolo di prestito per ciascuna opera e i pagamenti trasparenti che le amministrazioni centrali hanno già avviato nel corso del tempo. Dopodiché, se richiamiamo quello che si era già detto con il decreto 77, dove si era introdotto nell'ambito del governance del PNRR la possibilità di un sistema sostitutivo, vedete che il DM 11 ottobre ne riprende i contenuti prevedendo appunto all'articolo 8 che una volta accertate eventuali irregolarità che potrebbero comportare recuperi, l'amministrazione centrale, quindi il Ministero, deve adottare ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere le frodi al bilancio europeo, correggere irregolarità e o non conformità rilevate. In caso di persistenza della situazione di non regolarità e di mancato conseguimento di milestone e di target, su richiesta del servizio centrale del PNRR, potrebbe richiedere il rimborso delle somme eventualmente percepite e nel caso in cui queste somme percepite non fossero recuperabili attraverso i fondi di bilancio, queste somme potranno essere trattenute sia all'amministrazione titolare, quindi al Ministero, ma a cascata dal Ministero agli enti locali o con altri interventi del PNRR o su altri fondi europei. Quindi facciamo la dovuta attenzione non solo alla fase realizzativa, ma poi anche a quella di controllo e di verifica, perché per l'appunto, come vedete, il DM, proprio al fine di garantire quella massima attenzione al PNRR e nello stesso tempo l'evitare che ci siano frodi o errori, eccetera, introduce un sistema sanzionatorio che si affianca a quello del commissario ad acta in caso di mancata attuazione delle opere che sono particolarmente gravi per gli enti locali. L'ultima parte del mio intervento riguarda i controlli. Quali sono i controlli che si possono fare o si debbono fare?
Ora anche qui l'avevo già detto all'inizio del mio intervento. Con il passaggio da un regolamento orientato alla spesa a un regolamento orientato alla misurazione delle performance cambia anche il sistema dei controlli. L'articolo 22 del 241 del 2021, che ormai abbiamo cominciato a conoscere, che è il regolamento comunitario del PNRR, all'articolo 22, trattando appunto della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, precisa che gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi di gestione del bilancio. E quindi pone già una prima pietra, stiamo parlando del regolamento europeo. Cioè, in altri termini, ma questo è anche logico alla luce del Six Pack, di tutte le evoluzioni che si è avuto in termini di contabilità, di armonizzazione di contabilità pubblica europea, l'Unione Europea si fida dei sistemi contabili che ciascuno Stato e delle regole contabili di ciascuno Stato. Per quanto riguarda quindi sulla base di questo aspetto, poi il decreto legge 77 all'articolo 9, disciplinando dell'attuazione degli interventi del PNRR, precisa che tutti gli atti, i contratti, i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione del PNRR sono sottoposti a quelli che sono i controlli ordinari di legalità e amministrativi previsti dalla normativa legislazione vigente. Che vuol dire questo? Vuol dire che con riferimento agli enti locali, il riferimento è all'articolo 147 e seguenti del testo unico, che disciplina le varie forme di controllo, tra cui il controllo di regolarità amministrativa contabile che avviene ex post. Io non la farei a campione, ma lo farei su tutti i documenti del PNRR, da parte generalmente di un'apposita struttura che potrebbe vedere nel segretario la figura apicale. A fianco a questo, vi preciso che il 77, sempre nell'ambito dei controlli, prevede che le amministrazioni assicurino la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di un'apposita codificazione contabile per le risorse del PNRR, che sono quelle informazioni che poi il decreto ministeriale 11 ottobre ha declinato in appositi capitoli del PNRR. Sempre sui controlli, le amministrazioni centrali sono soggette a controllo preventivo su alcuni atti. Per quanto riguarda invece gli interventi realizzati a regioni, comuni e province, si parla dei controlli amministrativo-contabili previsti dai rispettivi ordinamenti. Questo lo dice il decreto ministeriale 11 ottobre. Nel declinare ulteriormente, qui vi faccio ancora una volta presente questa duplicazione di normative che si ha tra il livello europeo, il livello statale attraverso i decreti leggi e il livello ministeriale attraverso il decreto ministeriale. Questo è l'articolo 147 che vi ho riportato brevemente. Io di fatto con questo ho chiuso il mio intervento di oggi. Nelle ultime slide che vi presento molto velocemente, che vi lascio e che poi invierò all'ANCI Abruzzo affinché ve le girino, vi sono solo alcuni riferimenti alle varie disposizioni che, sempre nell'ottica semplificativa, che devo leggere o dobbiamo leggere nell'ottica di un'accelerazione dei procedimenti di amministrativo-contabili al fine di garantire il rispetto della tempistica del PNRR, sono stati introdotti. Quindi sono delle norme semplificative che vanno sempre in questa direzione, e in questa direzione devono essere lette. E quindi su alcuni ruoli del gruppo, sull'accelerazione dei tempi di stipulazione del contratto, sulle possibilità di fare una procedura negoziata senza bando, sull'appalto integrato con un progetto di fattibilità, sulla norma che ripropone, quando l'abbiamo visto già per il Covid, cioè l'anticipazione di somme al 30%, sul contenzioso amministrativo che prevede alcune norme particolari anche ai fini del giudice del TAR e nella possibilità dell'aggregazione dei comuni per gare. Questa norma, tra l'altro, è cambiata. A fianco a questo troviamo poi alcune disposizioni sul personale, dove non mi soffermo perché ne parleremo la prossima volta, ma ne parlerà più a lungo la dottoressa Ruspandini nel corso del suo intervento, ricordandovi fondamentalmente che il PNRR non finanzia reclutamento di personale, se non il reclutamento espressamente previsto per esperti esterni legati ad attività tecniche collegate alle voci del quadro economico dell'opera che si va a realizzare. E anche in questo caso con dei limiti che sono quelli previsti dal punto 1 della circolare 4 2022,
Ma ripeto, io qui l'avevo inserito solo per completezza espositiva, visto che tra l'altro siamo in perfetto orario, io mi fermerei qui ringraziandovi per l'attenzione e sperando di avervi dato una lettura complessiva, lo dico anche a Massimo, che è uno dei massimi esperti, scusate il gioco di parole, di contabilità e di progettazione europea, di avervi dato una prima lettura di quello che è il contesto all'interno del quale l'attività del singolo ente per il PNRR si inserisce. La prossima volta andremo ad approfondire invece come contabilmente noi dobbiamo iscrivere le voci di entrata e di spesa all'interno del bilancio, del DUP, del PEG, del mastro entrate, del mastro spese e nell'attività di rendicontazione, quindi dei rendiconti, lasciando poi alla dottoressa Ruspandini nell'ultimo incontro un'analisi di come operare sul Regis e nel Regis, perché una volta che completiamo gli stati di avanzamento non ci dobbiamo dimenticare che nel mese successivo dobbiamo procedere comunque alla rendicontazione con Regis, se no nessuno ci rimborserà le somme e quel problema della divaricazione tra cassa anticipata e cassa rimborsata diventerà un problema sempre più grande negli enti locali. Io ho finito, Massimo, perfetto orario, spero di Sì, essere non so stato se chiaro. puoi consentire, eventualmente ce ne Come no? fosse il bisogno, qualche domanda. Nel frattempo vi dico che non è necessario iscriversi di nuovo alle altre sessioni perché il link che avete sarà lo stesso per partecipare a tutte le sessioni. Alle 3 giornate, quindi 13 e 15, il link che avete ricevuto nell'iscrizione è lo stesso. Mi chiedo se c'è qualche domanda. Nelle prossimi giorni contiamo di mandarvi le slide di questa sessione. Vi Sarà un mando po' anche dell'altra complicato, documentazione. diciamo, perché dobbiamo abituarci quando partecipiamo ai webinar di mettere nome e cognome per poter individuare gli interlocutori. Molti lo fanno, non tutti lo fanno. Quindi, se in questi minuti finali chi non è registrato suo PC, suo telefono con nome e cognome, lo integra, ci aiuta nell'invio delle slide per verificare la presenza e la corrispondenza con la mail di collegamento. Ripeto, ci sono domande per il dottor Aristotile? Se non ci sono domande, io mi fermerei qui, ringraziando voi tutti, il dottor D'Aristotile, vi auguro una buona serata e ci vediamo il 13 su questi schermi, come in televisione. Ciao Hebron. Ciao Buona serata e Massimo. buon rientro. Ciao, grazie a tutti, arrivederci.